Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel Cova di Weavile. Io sono Stefano e in questo video vi voglio far vedere in anteprima tutte le carte che faranno parte di Astral Radiance, oppure Lucentezza Siderale, la nuova espansione di Pokémon che uscirà a fine maggio. Innanzitutto, le carte che vedrete in questo video sono state tradotte da Talonite X. Ragazzi, seguitelo su Twitter, è un grande, ogni volta che esce un'espansione nuova mi fa sempre avere un drive con tutte le scan tradotte manualmente da lui, quindi un bel follow se lo merita. L'espansione Lucentezza Siderale uscirà il 27 maggio, che è un venerdì, ma come sempre, già dal giovedì sera, quindi il 26 maggio, le carte saranno disponibili su PTCGO. E come di consueto, visto che io faccio live il martedì, il giovedì e la domenica su Twitch, dalle 20.30, seguitemi twitch.tv/ilcovadiweavile, faremo una live giovedì 26 maggio giocando subito queste carte. Vi anticipo però che, diversamente dalle espansioni precedenti, non ho idea di quale sarà il mazzo che comincerò a giocare. Questa espansione è piena di carte forti. Vedrete in questo video, che in realtà sarebbe una live che ho fatto su Twitch qualche giorno fa, che io a un certo punto ero in seria difficoltà, perché stavo cercando di capire come potrebbe cambiare il metagame, quali mazzi saranno forti, quali non saranno più forti. Ci sono troppe carte forti in questa espansione. Per i primi minuti vedrete uno spezzone che ho girato poco fa, perché mi sono reso conto che per problemi tecnici non vi ho fatto vedere 15 carte durante quella live. Non vi siete persi granché, eh? Però comunque per completezza adesso cominciamo questo video con un pezzettino in cui faccio vedere quelle carte mancanti. Ultima cosa e poi passiamo al video. Se vorrete costruire dei mazzi con queste carte, che chiaramente non sono ancora disponibili, potete acquistare i codici su BuyPTCGOCodes e con il codice sconto Weavile avrete uno sconto del 5%. Se invece volete costruire dei mazzi in real, potete acquistare le carte da Card Square, che è un negozio super affidabile che fa ottimi prezzi da cui acquistano molti anni. Cominciamo con le immagini che non abbiamo visto neanche in live. Sono solamente 15, sono poche, però c'è qualcosina di carino, quindi adesso diamoci un'occhiata. Vabbè, col Blipbug, vabbè. Dottler, vabbè. Orbeetle, una volta per turno, quando giochi questa carta dalla mano per evolvere un Pokémon, puoi assegnare 3 energie o meno dagli scarti del tuo avversario ai suoi Pokémon in gioco. E poi fai 30 danni più 50 per ogni energia assegnata al Pokémon attivo dall'avversario. Allora, sembra un po' strana questa cosa, perché uno dice, ok, cioè io voglio avvantaggiare il mio avversario facendo restare le energie. Ci sono vari Pokémon che fanno un certo numero di danni in base a quante energie ha in gioco il vostro avversario. Quindi in realtà in alcuni mazzi può anche funzionare, il problema è che è un fase 2, quindi non mi aspetto di vedere questa carta giocata in un mazzo competitivo. Scyther, ancora Scyther. Beedrill V, questo mi piace. Primo attacco, 40 danni per ogni testa lanciando 2 monete. Secondo attacco, fai 50 danni per... Allora, 50 danni a un Pokémon qualsiasi del tuo avversario per ogni Beedrill V che hai in gioco. Quindi se tu hai in gioco 4 Beedrill V, con 2 energie erba e un'energia qualsiasi fai 200 danni a un Pokémon che vuoi. Devi avere in gioco 4 Beedrill V. E devi anche caricare questo Beedrill. Secondo me è carino, però, cioè, 200 danni non sono neanche così tanti. Nel senso, c'è per esempio Cramorant V che fa 160, che sono meno di 200 chiaramente, ma sono comunque... Cioè, tutto sommato, è un danno che non fa dei grossi KO in ogni caso. Quindi secondo me Beedrill V non è il massimo. Oddish, che bello che è. Gloom, Vileplume. Cura di 30 danni questo Pokémon. Secondo attacco invece 90 danni. Se esce testa, il tuo avversario non può giocare carte aiuto il prossimo turno. Se esce croce, non può utilizzare carte strumento. Vileplume ha spesso questi attacchi o queste abilità un po' antipatiche. Si tratta comunque di un Pokémon fase 2 che fa solo 90 danni e che blocca o le carte aiuto o le carte strumento. Non lo so, abbiamo Vikavolt V che blocca le carte strumento. Bloccare le carte aiuto alla fine non è forte tanto quanto bloccare le carte strumento. Quindi anche questo secondo me non è tanto forte. Roselia. Roserade. Fa 60 danni e se sta attaccando un Pokémon che è influenzato da una condizione speciale, fa anche 60 danni a un Pokémon in panchina dell'avversario. Sono comunque pochi danni secondo me, quindi anche qui non mi aspetto di vedere chissà che mazzi competitivi con Roserade. Heracross, 120 danni e 30 a un tuo Pokémon in panchina. Vabbè. Combi, cerca nel mazzo una carta strumento e aggiungila alla tua mano. E questi sono quegli attacchi che sono carini se non ci fosse una carta come Marnie in formato. Però Vespiquen me lo ricordo. Vespiquen, e qui ci siamo, rivela quante carte miele hai in mano e fai 60 danni per ogni carta che hai rivelato.
L'avevamo vista in live. Sto girando questo spezzone un po' di giorni dopo. Mi viene il dubbio che l'avessimo già vista in live questa, quindi può darsi che nei prossimi minuti mi vedrete riparlare di Vespiquen. Secondo me questa carta è forte, perché comunque se tu hai in mano 4 carte miele, fai 240. Con la benda scelta, sono cintura scelta, sono 270 danni. Chiaro, il problema è se dovessero farti Marni e metterti in fondo al mazzo miele. Però puoi giocare Milotic, con cui non possono farti Marni. Finché c'è il motore in Talon, oltretutto è abbastanza facile andare a prendere queste carte. E ricordiamoci che questo è un Pokémon da un premio, che se anche poi fa vedere solamente 3 carte miele e non 4, non è un grosso problema. Questo mazzo è carino, sicuramente. Non so se sarà competitivo, ma sicuramente è carino. E continuo a pensare che forse l'avevamo già visto in live, quindi adesso nel caso, beh, magari in live avevo fatto delle osservazioni in più. Leafeon cerca nel mazzo 3 energie base di tipo diverso e assegna ai tuoi Pokémon come preferisci. Questo è un attacco fortissimo, però è in fase 1. E tu parti per prima ancora, ma se parti secondo vuol dire che il tuo avversario ha già attaccato 2 volte prima che tu possa usare questo attacco. Quindi no. Basta, erano solamente queste. Adesso passiamo al video con tutte le altre carte. Rowlet, vabbè, fa schifo. Dartrix, fa schifo. Shaymin, questo attacco può essere usato solamente al tuo primo turno se vai secondo. Cerca 3 carte nel mazzo e aggiungi dalla tua mano. Allora, questa carta è fortissima ovviamente. Se ti fanno Marni però fa schifo, è il solito discorso. Quindi queste carte qua non vengono mai usate di solito. È chiaro che in questo momento tra l'altro non si gioca moltissimo Marni, quindi comunque... No raga, queste qua sono le carte che sembrano forti ma poi nella pratica non si usano mai. Anche perché puoi usarla solamente una volta partita, se parti secondo, quindi non mi sembra il caso. Ciao Ricky, abbiamo appena iniziato, non ti sei perso niente. Marni ruota, no ragazzi non cominciate. Non cominciate. Non si parla di rotazione stasera. Cioè, un pochettino sì. Però queste carte per 3 o 4 mesi le giochiamo. Quindi, cioè, teniamo un occhio sul post rotazione, ma restiamo focalizzati sullo standard. Ciao Andre. Magari uno perde un mazzo erba. Guarda, l'attacco che fa è con energia incolore, quindi in realtà non serve neanche l'energia erba, non per forza. Sì, comunque dato, l'iscrizione per Milano è su Arcanine Labs, però l'avviso che aprono le iscrizioni è su Pro Gaming. Arceus è meglio, sì. Bevi che devi crescere. Grazie Andre, grazie mille. La mia webcam ruoterà. Ricky si è abbonato ancora. In effetti sì, manca ancora una grafica. Grazie Ricky, mitico. Le grafiche bellissime che vedete sul canale nell'ultima settimana le ha fatte Ricky, sono strabelle, mamma mia. Virizion V, attenzione, prima carta V della serata. Vuoi una marchetta? Che marchetta devo fare, Andre? Dimmi di cosa devo fare la marchetta. Leva, vediamo Virizion. Virizion, allora, attacco 200 danni, non può attaccare il turno dopo, l'attacco è mediocre. Abilità, i tuoi Pokémon con energie erba assegnate non possono essere influenzati da condizioni speciali. E nel caso, rimuovi condizioni speciali da questo Pokémon. Chi giocava qualche anno fa si ricorderà di Cobalion GX, che faceva la stessa cosa ma con l'energia metallo. Ed era inutile. Le condizioni speciali sono una cosa molto specifica nel gioco di carte Pokémon, ma che non si vedono praticamente mai nei mazzi competitivi. Quindi questa carta qua, secondo me, per quanto sia bella come illustrazione, non serve a niente. Poi, se arriverà il giorno in cui un mazzo per condizioni speciali sarà molto forte, voi potete valutare di giocare Virizion V. Magari se giocate l'energia Aurora più che l'energia erba, visto che l'energia erba solamente le mazzi erba vanno. Forte contro Picrom. Ah, per la webcam, Andre. Sì. No, la webcam... Ce ne vorrebbero 2 di webcam per fare la live con un po' di persone. Quindi Verizon, lasciamo stare. Voltorb di Hisui. Intanto illustrazione stupenda. Chipper Charge. Puoi usare questo attacco solo se vai secondo e solo al tuo primo turno. Scegli 2 Pokémon in panchina e cerca un'energia base nel mazzo e assegnala quel Pokémon. Attenzione! Attenzione! Questo, per esempio, mi piace. Che figo! Cerchi nel mazzo le energie base e tra l'altro attacca con 0 energie. Ecco, i nuovi giocatori magari non lo sanno. Questo simbolo qua vuol dire 0 energie, che è una cosa che al momento nel formato standard, correggetemi se sbaglio, non dovrebbe esserci. Però ogni tanto c'è stata. Questo è figo perché tu puoi partire con un Pokémon, assegni, ritiri e con Voltorb carichi dietro. Non so se verrà usata, perché comunque queste carte qua si usavano più qualche anno fa. Però sicuramente schifo non fa. Sì, è bellissimo anche come design questo Voltorb, tra l'altro. Sì, mi piace davvero tanto. E vediamo se c'è l'Electrode.
pesca tre carte, fai 50 danni. Fa abbastanza schifo. Potrebbe fare ancora più schifo. Un'altra sub, grande Salvo, grazie del supporto, mitico. Grazie, grazie mille. Oh, 7 mesi, un bel po', eh? Mica male. Electrode fa niente. Cricketot. Era bella la figura, però. I tuoi Pokémon erba in gioco hanno 40 punti salute in più. E lo prendi con la Level Ball. Questa è la classica carta per cui dici, ok, prendiamo il database di carte. Filtro Pokémon erba. Selezioniamo i Pokémon erba forti. Diciamo, se avessero 40 punti salute in più, sarebbero più forti? E si può giocare Cricketune in questo modo. È una carta che queste carte qua di solito non vengono giocate, per esempio Bomasnow per i Pokémon Single Strike, però occasionalmente possono essere forti, quindi teniamolo presente, questa non la cancelliamo. Ciao Amos, mitico, non ti sei perso ancora niente di che, vai tranquillo. Con Lilligant V-Star, brava Marghe che ci ha spoilerato una carta importante che vedremo tra poco, perché che tra l'altro è una delle mie carte preferite dell'espansione, ve l'ho detto, non volevo spoilerarmi le cose, però man mano l'ho vista in questi mesi, qualcuno me la ricordo. Hisuian Lilligant V. Allora, già l'attacco Pirouette è fuori di testa. Perché tu parti secondo, hai davanti Lilligant e con zero energie peschi fino ad avere 6 carte in mano. Questa cosa è assurda. È semplicemente assurda. Tu puoi giocarlo anche senza il V-Star volendo, giocarne uno solo, ed è un modo per pescare. Cioè, vabbè, usi Crobat che è meglio, però per dire... che si potrebbe fare anche sta cosa. Incredibile. Siamo appena arrivati, Leone, vai tranquillo. Abbiamo visto pochissime carte. La prima carta forte che vediamo la vediamo tra pochi secondi. C'era Livanni che faceva... esatto, faceva 40 punti di salute in più Pokémon erba, però era la fase 2, quindi non si giocava per quello. Quindi Lilligant... adesso arriva al V-Star. Vabbè, adesso iniziamo, sennò vengono solamente carte scarsine. Allora, a me Lilligant come Pokémon non l'ha mai fatto impazzire, ma questa carta mi piace tantissimo esteticamente, quindi soffermiamoci prima sull'estetica di questa carta, perché queste live sono belle anche per questo. Questa è la prima volta che noi vediamo queste carte, poi ci abituiamo in un attimo. Ragazzi, che meraviglia. Allora, Lilligant V-Star di Hisui, 260 punti salute, onesto, non sono né pochi né tanti. Debolezza fuoco, chi se ne frega, nessun Pokémon fuoco è forte al momento, tranne Victini, ma piace solamente a me. E Charizard che piace ad Andre, che ci sta ancora seguendo. E costo di ritirata 1, resistenza niente. Quindi per quanto riguarda queste cose di contorno, niente di degno di nota. Parallel Spin, 130 danni. Se riprendi in mano un'energia assegnata a questo Pokémon, fai 230 danni. L'attacco in sé non è niente di che, se ci pensate, perché fare 230 danni con 3 energie è abbastanza simile ad Arceus, ma hai 2 energie erba, quindi non lo puoi caricare con la stessa facilità. Quindi, onestamente non mi ricordo, ma mi sembra di ricordare che ci fossero delle carte di supporto per i Pokémon erba che credevo... ok, adesso mi ricordo, però non ve lo dico. E anche in chat non ditelo, anche se so qualcuno lo sta per dire. È forte, è forte. V-Star Power. Cerca nel mazzo 5 carte in combinazione tra Pokémon erba e energia erba. E anche questa è una cosa molto forte, perché ti permette di settarti. Allora no, non è un V-Star forte come quello di Arceus o come altri che vedremo stasera, per esempio. Però, boh, poi io c'ho questa cosa che quando una carta mi piace esteticamente, mi fisso e voglio riuscire a farla funzionare, come Shame in V-Star. Ecco, si potrebbe giocare con Shame in V-Star. Allora, esatto, Salvo ha già spoilerato che c'è Gardenia. Però, vabbè, tra poco vedremo cosa fa Gardenia. Ecco, la cosa che mi spiace è che le carte allenatore sono in fondo, quindi la vedremo a fine live. Però poi torneremo indietro per riguardarle con calma. Quindi adesso godiamoci queste carte. Petilil. Lilligant di Hisui, che bella illustrazione anche questo. 20 danni ogni Pokémon dell'avversario. È un attacchino carino, ma niente di che. Che bello che è Lilligant di Hisui. Non mi ricordavo che fosse così. Che bel Pokémon. Yanma, Yanmega, se hai più carte in mano del tuo avversario fai 120 danni. Non ne vale la pena, è troppa fatica per fare pochi danni. Perché poi, tra l'altro, il tuo avversario può stare attento a non avere troppe carte in mano. Però vabbè, questo non è un grosso problema. Però vuole 2 energie, se metti energia doppia magari fai 20 danni in meno. Troppa fatica. Però è di Masakatsu Fukuda, che è uno dei miei disegnatori preferiti, quindi questo sono contento. Litwick,
Ecco, ragazzi, ormai lo sapete perché ogni volta lo dico sempre. Io quando vedo questi artwork con i disegni fatti tipo di Pongo, mi piacciono tantissimo. Ciao Mark, è la tua primissima live. E sei capitato in una live... Vedrai che bella sta live, perché guardiamo le carte nuove e le scopriamo insieme. Benvenuto. Litwick, niente. Lampent, bel Pokémon, però... No, Chandelure, uno dei miei Pokémon preferiti. Quando giochi questo Pokémon dalla tua mano per evolvere uno dei tuoi Pokémon, puoi scartare le prime tre carte del mazzo dell'avversario. Allora, non penso che potrà mai essere competitivo, perché comunque è un fase 2. Però voi immaginatevi settare tipo 5-6 Chandelure alla partita con le caramelle rare, i retini. Vabbè, per un mazzo meme ce la salviamo questa, dai. Teniamo. Come non insultare il Pongo? No, a me piacciono un sacco le carte di Pongo. Stai scherzando? Mi piacciono un casino. Sparkling Heatran! Non me l'aspettavo. Ragazzi, ripassiamo, perché ho già fatto il video in cui ve lo spiegavo, però magari tutti hanno visto il video. Cosa sono le carte Sparkling? Sono un nuovo tipo di carta che esce con questa nuova espansione. La regola dei Pokémon Sparkling, che non so come saranno in italiano, tipo luccicanti, non puoi avere più di un Pokémon Sparkling nel tuo mazzo. Vuol dire che tu puoi giocare un solo Sparkling Heatran, ma non uno Heatran, un Hawlucha e così via. Un solo Pokémon Sparkling. Però diciamo che ne vale la pena, nel senso, tu fai 70 danni con 3 energie e sono 70 danni per ogni danno su questo Pokémon. Tieni conto che Sparkling Heatran lo carichiamo con la stadio. La stadio ti fa mettere 2 danni ogni volta che assegna un'energia fuoco dagli scarti, il bacino di magma. Quindi sono già 280 danni se lo usiamo 2 volte. Se lo usiamo 3 volte, sono 6x7, sono 420 danni, con un Pokémon da un premio che ha 160 punti salute. Ovviamente il nostro avversario non è che sta lì a guardarci mentre carichiamo Heatran. Però capite che, cioè, questa è una carta forte. E la cosa bella è che a differenza delle carte Prisma, questo qua, quando viene scartato, lo puoi recuperare. Quindi lo puoi utilizzare ancora. Fico. Figo. Esatto, è simile alle carte Prisma, ma le carte Prisma andavano nell'area perduta quando venivano messe KO. Siderale, forse? Non lo so. Puoi avere... No, tu puoi avere una sola carta con la scritta Sparkling nel mazzo. Non puoi avere 10 carte Sparkling diverse. Una sola. Mentre le carte Prisma erano anche una per tipo, volendo. Figo questo Heatran. Cioè, ho la sensazione che non sarà competitivo. Però è figo. Ciao Ale! Quanto tempo! Finalmente riusciamo a rivederti. Brava. Sei arrivata in una live importante. Bene. Un altro Heatran. Ragazzi, che illustrazione questo Heatran. Spettacolo. 30 danni e brucia. 90 danni e diventano 180 se c'è una carta stadio in gioco. Ragazzi, questo Heatran fa schifo. Houndoom V è più forte. Peccato. Mitsuhiro Arita, tra l'altro. E non proprio me che disegnavo gli elementari. Ho disegnato abbastanza bene quando ero piccolo. Poi negli anni ho smesso, quindi adesso disegno peggio. Dici che potrebbe diventare come le carte Amazing, le carte Sparkling? Secondo me no. Salutare un tuo amico ci tiene tanto, Lorenzo Silla. Ciao Lorenzo Silla! Piacere. Brava, mi fa molto piacere. Buonasera Omar, buonasera a tutti quelli che sono arrivati. Ah, in inglese è Radiant. Perché ha messo Sparkling allora Talonite X, che ringraziamo ancora una volta? Boh. Vabbè. Comunque Heatran fa schifo. Ah, c'è il VMAX però, è vero. Altra illustrazione. Ma ragazzi, a me queste illustrazioni proprio ignoranti. Questi Pokémon grossi che... Ma mi piacciono tantissimo. Abbonamento, Damiano. Ah no, ha regalato un abbonamento ad Alessia. Grande. Grazie Damiano. Eh sì, poi l'aggiungiamo Alessia, allora, perfetto. Heatran VMAX. Allora, debolezza acqua, e già per questo, ahimè, temo che non sarà competitivo. Però non fermiamoci qua. 180 danni e brucia, quindi è come se ne facesse 200. Una volta per turno, se c'è una carta stadio in gioco, puoi togliere 50 danni da questo Pokémon. È un bel tank questo Pokémon, ragazzi. Niente male, eh. Non mi dispiace questa cosa. È un bel tank. Cioè, è come se avesse... Cioè, se ogni attacco che ti viene fatto facesse 50 danni in meno, essenzialmente.
Non so se sarà competitivo, non credo, però sicuramente il mazzo si può fare, si può costruire ed è carino, però secondo me è competitivo no. Esatto, è simile a Gardevoir, è vero, è simile a Gardevoir VMAX, è vero, sì sì sì. È vero. Ponita, che bella illustrazione. Bellissimo, con tanto di tramonto dietro, wow. Sarà un tramonto o un alba, non capisco. Per me è il tramonto. Meglio Gudra come tank. Ragazzi, qui arrivano gli spoiler però. Ragazzi, arrivano gli spoiler. Altro Rapidash molto carino. 50 danni. E non si può ritirare il Pokémon dell'avversario, oltre ad essere bruciato, no? È scarso. Il Rimini Comics. Ma sai che quasi quasi vengo, Ale? Ricordami poi quando è che c'è. Mi sa che vengo. Ciao, Teuz. Ah, Gudra era ancora più avanti, non mi ricordo. Cyndaquil. Cerca due energie base nel mazzo e aggiungi la tua mano. Cyndaquil, un po' scarsino. Quilava. Dov'è Typhlosion? Ah, lo so io dov'è Typhlosion. Lo vedremo dopo. Litleo con un Mr. Rhyme di Galar dietro. Brucia e basta. Pyroar o Piroar? Perché è una parola che deriva dal greco. Vabbè, fa niente, ci penseremo un'altra volta. 90 danni e potresti bruciare se fai testa. E quando un Pokémon è bruciato subisce 4 danni anziché 2. Questa cosa è carina. Se giochiamo un mazzo che si basa sul fatto di... Ecco, per esempio Itran bruciava, giusto? Gli fai fare 20 danni in più. È un fase 1 alla fine questo, non è un fase 2, quindi... Non fa schifo. Pyroar, grazie mille Urbaster. In combo con Rapidash non è male. Quale Rapidash? Ah, quello di prima, ok. E lo so, Saki, lo so che molte carte belle devono ancora arrivare, però ce la prendiamo con calma, perché la video del... Allora, la top 20 di questa espansione arriverà e sarà un video diverso da questo. Qui lo scopo è guardare ogni singola carta per fare una bella scrematura. Torkoal? No, non mi piace questa illustrazione, però il Pokémon mi piace un casino. Scarso. Ne senti 3 di Piroar? E no, perché dice... Non dice metti 2 segnalini in più, dice metti 4 segnalini. Se avesse letto metti 2 segnalini in più era cumulabile, come Toxicroak con il veleno. In questo caso non è cumulabile. Torkoal top tier. Magari. Di già. Volevo ci fosse un pochino più di suspense, però vabbè, come l'ho detto. Direi che passiamo subito al dunque. Origin Palkia V. Ragazzi, drizzate le orecchie perché stiamo per ascoltare delle cose molto importanti. Questo, esatto, come dice Nike 9007, questo è forte forte. Primo attacco, cerca in ammazzo una carta stadio. Secondo attacco, 200 danni e non puoi più attaccare il turno dopo. Fa schifo, però... A parte la bellezza di questa carta. Bellissima. A me Palkia non piace come Pokémon, premetto. A me Palkia di Alga non piacciono molto. Ma questa carta è uno spettacolo. Mamma mia. Grande Damiano. Origin Palkia V-Star. Allora, come non leggete l'attacco e il V-Star Power? Ci arriviamo con calma. Fate i bravi. Allora, 280 punti salute. È il top che possiamo aspettarci da V-Star per ora. Già questo benissimo. Tipo acqua. Non ci sono Pokémon fuoco forti, quindi fa niente. Debolezza elettro. C'è Jolteon, però nessuno lo gioca perché è pieno di Urshifu. Costo di ritirata 2. Quindi le statistiche vanno bene. Ora leggiamo con calma l'attacco e il V-Star Power. E spero che non l'abbiate ancora letti. Attacco 60 danni più 20 per ogni Pokémon in panchina, tuo e del tuo avversario. Attenzione, è più o meno come Suicune. Però occhio a fare bene i calcoli, eh. Quindi, se abbiamo la panchina piena, facciamo 160 danni. Se anche il nostro avversario ha la panchina piena, facciamo 260 danni. Che sono tanti danni. Sono tanti. A differenza di Suicune, non possiamo utilizzare Ludicolo. Quindi occhio. Non pensate, ok, ci sono 40 danni extra, è tutto più semplice. Però, con 260 danni, Choice Belt, arriviamo a 290. Che spesso sono abbastanza. Più si va avanti, più i Pokémon V-Star saranno meglio dei Pokémon V-Max. E quindi 290 sarà un bel numero. E poi, adesso magari ci sono anche altre carte che aumentano i danni. V-Star Power. V-Star Power è una cosa... assurda.
Una volta per turno, ovviamente una volta per partita, assegna fino a 3 energie acqua dagli scarti ai tuoi Pokémon acqua come vuoi. Cioè noi potremmo teoricamente giocare Palkia anche soltanto per questa abilità. Qualunque mazzo acqua vi piaccia, anziché giocarlo con Frosmoth o con Melania, potete giocarlo con una linea di Palkia, che oltre ad essere un ottimo attaccante, ti fa caricare l'attaccante che vuoi. Figo. Decisamente figo. E esatto, vuole solo due energie, ed è una cosa bellissima. Grazie mille, Raito, per il follow. Benvenuto o benvenuta. E Titus si è abbonato, a voglia, settimo mese, grande Titus, grazie mille. Grande Teutz. Quindi Palkia. Allora, a livello competitivo non so ancora dirvi, secondo me, che tipo di impatto potrà avere. Anche perché dobbiamo guardare le carte strumento, perché ci sono delle carte apposta, secondo me. Adesso non mi ricordo bene. Chiaramente sembra una versione potenziata di Suicune. Tenete conto che Suicune fa un attacco simile a questo, un po' più debole, e vale due premi. È come se fosse un Suicune con 60 punti salute in più. 70, 210 ha Suicune, giusto? No, 220. 70 punti salute in più. Non male, ragazzi, non male. Poliwag, da un estremo all'altro. Poliwag non è molto forte. Lapras è fortissimo, però mi sa che con Palkia mica tanto, perché sono solo 3 energie. Quindi Lapras continuiamo a giocarlo con Frosmoth. Nel video del 1 aprile avevo anticipato Top Pokémon, Dreadnought V e Blastoise VMAX. Vedete? Adesso diventeranno giocabili. Poliwhirl? Politead? No, non mi piace questa illustrazione. Se hai in panchina Poliwag, fai 70 danni. Se hai Poliwhirl, fai 100 danni. Se hai Poliwrath, fai 130 danni. Tutta sta fatica a fare 130 danni. No, grazie. Basculin di Hisui. Sono uscite tutte? Ebbene sì, ragazzi. Stanno venendo in anteprima le carte che usciranno a fine maggio. E io ringrazio ancora per l'ennesima volta Talonite X, che mi ha passato queste scan che lui ha tradotto manualmente. E ringrazio anche Justin Basil, che è il tizio che sta sempre attento per capire quali saranno le carte che fanno parte delle espansioni. Perché voi sapete che le carte in Giappone escono in tanti set separati, e non è sempre semplice capire come saranno poi i set che arrivano in Occidente. C'è gente che è molto sul pezzo su queste cose e definisce la lista delle carte che dovranno uscire in futuro. Quindi grazie mille, perché questa live è merito vostro, che lo devo dire. Ok, quindi Hisui cosa fa? Fortissimo! Cerca nel tuo mazzo due Pokémon base e mettili in panchina. Ragazzi, con zero energie, voi potete caricare il vostro Pokémon in panchina, avere Basculin in davanti e mettere due Pokémon in panchina. È tipo l'attacco di Sobol, ma potete assegnare un Pokémon in panchina. Forte. Forte fino a un certo punto, perché Sobol tu lo giochi non per l'attacco, ma l'attacco è un vantaggio in più. Però... secondo me bisognerebbe tornare a giocare carte come questa, perché qualche anno fa comunque la norma era giocare gli starter. Ogni mazzo aveva quasi il 4 per di una carta con cui voleva partire. Adesso si è un po' persa questa cosa. Molto figo. Devo sgranchirmi, grazie Ale. No, Damiano, non riscattare il cambio lingua. Se riscatti il cambio lingua ti rimborso le ricompense canale. Cioè, mi spiace, non posso mettermi a commentare le carte in un'altra lingua. Capovolge videocamera, eccolo qua. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento. Allora, arrivo, Eccoci! Ok, quindi Basculin mi piace. Basculigion, è vero che si evolve, attenzione! Attenzione! Ci saranno le restanti Climax? Non mi ricordo, scusami, non mi ricordo. Allora, cosa fa? 30 danni. Se hai subito un KO il turno prima, fai 120 danni e confondi. No, che scarso. Però che figo che è sto Pokémon, bellissimo. Barboach. Ok. Whiscash, non mi piacciono queste illustrazioni. 120, se fai testa fai 180, se fai croce ti infliggi 60. Stupendo. Galeria Mister MV? Perché? Non è già uscito tipo mesi fa? È già uscito questo qua, sì. Fa niente. Swinub. Schifo. Poi. Piloswine.
schifo. Mamo, quando ero piccolo mi piaceva un sacco Mamo's Wine. Non so perché, mi piaceva un sacco. 80 danni, 10 danni a tutti i Pokémon in panchina dell'avversario. 170, scarti un'energia e il Pokémon tuo avversario non può attaccare il turno dopo. Purtroppo Mamo's Wine ha sempre avuto il vizio di avere attacchi con un sacco di energie, ma che fanno pochi danni. È un peccato secondo me. Sì. Perché è un bel Pokémon, vorrei tanto. Perché non fanno, che ne so, un Mamo's Wine V-Star? Ma vi immaginate che figata che sarebbe? Ci sono dei Pokémon che sono belli, ma la Pokémon non li valorizza abbastanza, secondo me. Tipo Weavile. Vabbè. Starmie. Anche questo è già uscito, però, no? È già uscito. Sì. Mamo's Wine e Palkia top tier. Anche Aggron. Però Aggron ci hanno fatto il V-Max. Io sto ancora aspettando Weavile V-Star. Eccoci qua. Una delle carte forse più forti dell'espansione. Forse. Pokémon Sparkling, non stiamo a ripetere come funziona la regola, l'abbiamo già detto prima. Una volta per turno, sono Pokémon base questi, eh. Una volta per turno puoi scartare un'energia dalla mano e pescare due carte. Fortissimo. E l'attacco, tra l'altro, scarta due energie da Greninja e fai 90 danni a due Pokémon dell'avversario. Cioè tu passi la partita pescando carte a caso con Greninja. Quando hai voglia lo carichi e metti KO due Drizzle. Ma vi sembra una cosa giusta? Fortissima sta carta. No, Teuz, è forte. È forte. No, allora, uno per ovunque no. Perché allora, se ci fate caso, i mazzi da adesso giocano pochissime energie. Ma riuscite a prendermi sul serio che sto con la webcam alla capovolta? Cioè, i mazzi giocano poche energie. Quindi se voi già fate fatica a trovarle perché le avete numerate e poi le scartate con Greninja è un casino. Ma ci sono dei mazzi che invece le energie le vogliono scartare o magari ne giocano di più. In quel caso lì hai voglia. In un mazzo Arceus che magari ne giochi 12 perché ne vuoi segnare tante, puoi tranquillamente mettercelo Greninja. Dai, 3 minuti sono passati, raga. Facciamo finta di essere seri. Eccoci qua. Come quello schifo di Bibarel. A me piace tantissimo Bibarel. Poi, Mantine. Ho ancora la camicia. Sì, ma mi sono accorto che ho ancora la camicia. Ma è una scelta consapevole perché mi piace troppo. Sto imbrogliando, lo so. Ma dato il canale è mio, quindi se imbroglio posso fare quello che voglio. Allora, Mantine. Metti un Pokémon base dalla pila degli scarti di uno dei due giocatori nella panchina del proprietario. Tutto sto casino per dire, gioca il... Mi viene mai la parola, mamma mia. Il corno echeggiante. Quindi no, fa schifo. Luvdisk. Bergmite. Bella l'illustrazione, mi piace. Anche il setting, molto bello. Avalug di Hisui. Ecco, anche Avalug è un altro di quei Pokémon che se facessero un Avalug V-Max io sarei contento, per esempio. Subisce 30 danni in meno dagli attacchi. Fa 100 danni. Se c'è una stadio in gioco ne fa 220 e scarti la carta stadio. Tutto sto casino per fare 220 danni. Allora, per essere un Pokémon single prize comunque è carino, quindi... Cioè, tipo un Avalug Frosmoth con Bibarel per pescare, cioè, funzionare funzionerebbe, non sarebbe consistentissimo, non so quanto sarebbe competitivo. Io lo giocherei solamente perché è figo il Pokémon. Sì, direi di sì. Purugly V-Star. Purugly non mi piace come Pokémon, invece. Cioè, sì, è uno di quei Pokémon... che non vengono mai valorizzati tanto dalla Pokémon, secondo me. Anche è arrivato qualcuno. Grazie mille del follow. Hello. La prima volta che hai visto Avalug pensavi che interessa. Shellos, ah che belli. Vabbè. Questa non me la ricordavo. No ragazzi, io quando vedo queste artwork impazzisco. Troppo bello. Raga, in cosa si evolve Daglett? In Swanna, giusto? Speriamo che sia forte Swanna, così ho la scusa per giocare Daglett. Fa schifo. Dai. Dai, peccato. Psyduck. Golduck, altro Pokémon molto bello. Cosa? Scarta entrambi i Pokémon attivi e tutte le carte a essi assegnate.
perché mettere KO un Pokémon gigantesco quando puoi scartarlo? No, raga! Non l'avevo vista sta carta io! Non l'avevo letta quando l'ha rivelata! O non mi ero accorto! Bellissimo! Ma è tipo, come si chiama? Cioè, è tipo Beware! Ma cosa domenica? Sto cazzo è fortissimo! No, raga! Ci farò un bel ragionamento. Questa carta mi piace un casino. No, non penso che sarà competitiva. Ci mancherebbe. Va anche caricato. Che figata. Pazzesco. Caldeo. Non è già uscito questo? Perché mi è così familiare? 20 danni per uno dei tuoi Pokémon in panchina. Quindi fai 110 danni al massimo. Bene. Cancelliamo. 30 danni e non puoi essere danneggiato dai Pokémon evoluzione il turno dopo. Va bene, però fai solo 30 danni. Capisci che sono pochi. Palkia Golduck. Regia... Che bello questo Regia Ice. Cerca di ammazzare un Pokémon base, mettilo in panchina, fai 100 danni. E se il Pokémon difensore è un Pokémon V non può attaccare. Brutto. Peccato. Deoxys V-Star... Ma ho in mente che l'hanno appena annunciato, forse. Tra un po' di mesi, se non sbaglio, eh. Oshawott? Diwott? Regieleki. Scarta due energie elettro da questo Pokémon e fai 120 danni a un po' con il panchino dell'avversario. Figo, decisamente, anche se c'è uno Zapdos che fa la stessa cosa. O uno Zekrom, non mi ricordo. Prendi una carta strumento, la riscarti e la aggiungi alla tua mano. Carino, in un fluffy box. Queste carte qua vanno sempre bene. Sono mazzi economici divertenti. Esatto, Deoxys VMAX, non V-Star, grazie. Electrike, altro Pokémon che mi piaceva quando ero piccolo. Grazie mille Lorenzo del follow, benvenuto. Manectric, Pokémon stupendo, che fa 80 danni oppure 160 se il Pokémon dell'avversario ha una carta oggetto assegnata. Sono pochi danni e se il tuo avversario non assegna le carte oggetto fai solo 80. E là, Luxray V. 30 danni e scarti una carta allenatore dalla mano dell'avversario. Siamo un attacco scarso, ma è veramente antipatico questo. Immaginatevi partire secondi, assegnare energia doppia e scartare l'unica carta aiuto che il vostro avversario ha in mano, magari giocando Sentiero Bianca Cima. Interessante. 120 danni, scarta due energie e paralizzi. Non lo so. Ci vedo qualcosa di carino, ma forse... boh, non lo so. Carino. Jinx? Scambio uno dei Pokémon attivo... no. Uno Pokémon da partire l'avversario con quello attivo e lo confondi, fa niente. Cresselia sposta due segnalini danno da ognuno dei tuoi Pokémon a uno dei Pokémon dell'avversario. Che vuol dire che, ipotizzando di avere sei Pokémon in gioco, tutti con almeno due danni ciascuno, vuol dire fai 120 danni a un Pokémon del tuo avversario. No, raga. Raga, no. Troppo poco. Eccoci qua, Hisuian Typhlosion V. Primo attacco, bruci a caso, 20 danni, così, va bene. 120 danni, tuo avversario mostra la mano, no, non la mostra. Scegli una carta qualsiasi, il tuo avversario la rimischia nel mazzo. Vabbè, fa abbastanza schifo. Il V-Star, bellissima illustrazione, Pokémon bellissimo, 260 punti salute, debolezza buio. Attenzione, resistenza lotta, è psico, va benissimo, due cose di ritirata. 180 danni e metti 3 segnalini di danno dove vuoi in panchina, nei Pokémon in panchina dell'avversario. Attacco forte, ma c'è di meglio. Qual è il problema? No, non è un problema, è una cosa bella. Potere di astro. Se il Pokémon attivo del tuo avversario ha esattamente 4 danni su di sé, è KO. E lo fai con un'energia psico. Questo potete giocarlo con Dragapult, che sparpaglia danni in panchina come vuole. Potete giocarlo con il motore in tail non mettendo i danni. Con Zigzagoon con i retini. Con Flapple, che mette 2 danni e si rimischia nel mazzo. O semplicemente con i 3 danni che mettete con Typhlosion. Questa carta per me è una figata. Una figata incredibile. Poi debolezza buio dà un po' di fastidio, però fino a un certo punto. Cioè...
C'è già Mew, che nonostante la debolezza Wii U, bene o male, è un mazzo abbastanza forte comunque. E poi si può sempre giocare qualcosa per mettere capo ai Pokémon buio. Cioè, per me è nettamente più forte per il suo potere viastro che per il suo attacco in generale, ma anche per il suo attacco. È come i Veltal GX, che faceva la stessa cosa con energia buio. Bello, veramente bello. Dragapult ruota, però per 3-4 mesi possiamo giocarlo. Ragazzi, io tolgo la camicia e rimetto la felpa perché inizio a bere freschino. Eccoci, allora, prossimo Ralts, Kirlia, Gallade, vediamo, che bella illustrazione, bellissima. Una volta per turno puoi cercare una carta aiuto e giungerla alla tua mano, forte però in fase 2, quindi non so se starei a giocare un fase 2 per una cosa del genere. C'è Altaria che fa la stessa cosa, però lo mette in cima al mazzo, e forse è meglio giocare Altaria con Oranguru piuttosto che settare un fase 2. 160, sposta un'energia in panchina da questo Pokémon. No. Cioè, non è una carta da buttare, perché comunque l'abilità è molto forte. Però, per me, no. Diancy. Forte. Molto forte. Fintanto che questo Pokémon è attivo, previeni tutti gli effetti delle carte aiuto giocate dal tuo avversario ai tuoi Pokémon base in panchina. Cosa vuol dire, ragazzi? Che se voi partite con Diancy, partite secondi, mettete Arceus in panchina se ne ha un'energia, Mew VMAX non può fare boss e mettervi KO Arceus. È obbligato a mettervi KO Diancy. È una figata. Ragazzi, questa carta qua potrebbe veramente cambiare il modo in cui si gioca. Ovviamente vuol dire che dobbiamo avere attivo Diancy, quindi giocarne magari non solo uno ma anche di più e andare a prendere all'inizio partita. Quindi non è immediata come carta. Però secondo me il fatto di poter dire se parto secondo, anzi, tu potresti anche decidere di giocare un mazzo che parte secondo, perché sai che il tuo avversario non può farti boss KO il turno dopo. Bellissimo. Bellissimo. La forza della carta è l'attacco. L'attacco fa pescare due carte, comunque non fa schifo. Tu parti per primo, fai 20 danni, peschi due carte e non possono farti boss. Veramente, veramente forte. Bello, questo Diancy è veramente bello. Misdreavus. Mismagius. Il tuo avversario rivela la sua mano. Se ha 4 o più carte in mano, scegli carte finché gliene restano solo 3. Ah, poi le rimischia, non le scarta però. Però è forte, vi ricordate quel Persian che c'era nel mazzo Control, quando Control era ancora proprio fortissimo, che ti faceva guardare la mano e lasciare solo 4 carte? Stavolta 3 ne lasci. Lì le scartavi, qua le rimischi. Però è un lock non indifferente, quindi carino, direi carino. Azelf. Axie. Cerca nel mazzo una carta aggiungere alla tua mano, però se poi ti fanno Marnie è inutile. Mesprit. Se hai Axie e Azelf in gioco, i tuoi Pokémon non hanno debolezza. Questa cosa può essere forte in alcune situazioni, ma in poche situazioni. Perché devi avere tre Pokémon, cioè la metà dei Pokémon che hai in gioco sono questi Pokémon che non ti servono a nient'altro che a togliere la debolezza. Quindi se giochi un mazzo che ne so, tipo come Dracozolt VMAX, che gioca solamente con un Pokémon in gioco, ok, metti questi qua in panchina e sei a posto. Oh, si potrebbe giocare in Dracozolt, strobo, visto che debolezza lotta. Ci sono sempre state carte come queste e non si giocavano. Però schifo non fa. Esatto, Mega Megalomane. C'è anche un Chandler che in fase 2 fa la stessa cosa, però in fase 2. Esatto, c'era anche un trio di questi tre Pokémon che dava il 4 per alla debolezza, è vero. Grazie del follow, benvenuto o benvenuta. Togepi. Quando giochi questo Pokémon in panchina, puoi togliere 10 danni al tuo Pokémon attivo. Ma che tenero questo Togepi che toglie 10 danni al Pokémon attivo. Se ne giochiamo 4 in un turno con 4 retini, togliamo 8 danni, che sono più o meno quelli che toglieremmo giocando Cuoco, la carta aiuto. Va bene, si apprezza lo sforzo. Togetic fa la stessa cosa, ma i danni diventano 30. Comincia ad avere la mia attenzione. Togekiss 90. Non fanno schifo queste carte, eh?
Anzi, mi verrebbe da dire si potrebbe giocare con Togekiss VMAX. Così ti prendi le carte che ti servono man mano. Fa 120, con Togekiss VMAX! Ti prendi le candy, i retini, quello che ti pare, tu vai avanti a fare 120 e non subire mai KO. Non lo so se è competitiva sta roba, secondo me no. A me non piacciono sti mazzi, quindi non so neanche se ci ragionerò. Magari se a voi piacciono, pensateci, fatemi sapere. Jirachi V, me l'ero perso. Quando il tuo Pokémon base V viene messo KO dal danno del Pokémon dell'avversario, puoi scegliere un'energia base dal Pokémon dell'avversario e assegnarla a un altro dei tuoi Pokémon. Cioè, praticamente avere in gioco Jirachi V è come avere un condividi esperienza assegnato a tutti i tuoi Pokémon e tu scegli a chi assegnare l'energia. Raga, ma è fortissimo sto Jirachi. Me l'ho perso. È pazzesco, è straforte. Perché condividi esperienza devi pescarlo e non lo prendi con la Velox Ball, che lo possono scartare, e poi non puoi usare la Choice Belt. E magari ne giochi anche tanti perché devi pescarli. Jirachi ne giochi uno, lo tieni lì bello tranquillo in panchina, man mano che subisci KO salvi le energie. Ma che figata. Veramente figo. Allora, è molto specifica come carta e è anche... Sono due premi facili per chi vuole fare boss, come se fosse un Crobat, quindi non so quanto sarà effettivamente usato. Bisogna capire anche in quale mazzo usarlo, perché Urshifu scarta l'energia quando attacca, Arceus se la segna comunque, Mew ovviamente non lo giocherebbe, quindi comunque i mazzi in cui si potrebbe usare non sono immediati, però è forte. Per esempio in un mazzo come Suicune, esatto, in un mazzo come Suicune tu metti questo in panchina, non devi più usare Melania, usi solamente Jirachi, è vero. Suicune è un'ottima idea. Oppure Cadillac Psico. Beh, perché Psico è già il cristallo di bruma. Sì, anche. Figo. Weirdear. Una volta per turno può pescare una carta. Grazie. 120 danni se hai lo stesso numero di carte in mano del tuo avversario. Vabbè. Typhlosion di Hisui. Che figo. Bellissimo. Una volta per turno puoi scartare un'energia psico dalla tua mano e bruciare e confondere il Pokémon attivo dell'avversario. Però è un fase 2. Fai 90 danni e non fai ritirare. Beh, allora, mi ricordo un po' quel Dragapult fase 2 che può annullare l'attacco se fa o testa o croce quando viene attaccato. Beh, comunque è antipatico, la confusione dà fastidio. Però no, raga, no. Mazzo da Little Bear Fury, assolutamente. Però ragazzi, l'illustrazione è bella, eh. Oricorio. Cerca nel mazzo una carta... Ah, Fusion Strike, colpo fusione, attenzione. Cerca nel mazzo un Pokémon, una carta aiuto e aggiungere la tua mano. Fa niente. Ma Wile, con questa illustrazione molto colorata, il Pokémon attivo del tuo avversario non si può ritirare e subirà 90 danni in più. Il turno dopo, fa niente. Drifloon, che bella illustrazione, wow. Drifblim, 50 danni e metti 2 segni di danno su un Pokémon in panchina dell'avversario. Poco, veramente poco. Inkay, Manamar, entrambi i giocatori liberano la propria mano. Se c'è almeno una carta che tu hai in mano che ha lo stesso nome di una carta che ha a mano il tuo avversario, fai 120 danni. Cioè, ma tutta sta fatica per fare 120 danni? Dai, per piacere. Wow, 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 wow. Attenzione. Decidueye V di Hisui. Cerca nel mazzo due carte e aggiungere alla tua mano. Abbiamo parlato mille volte di questi attacchi, però già che abbiamo la possibilità, magari non ti fanno marne in quel turno. 100 danni e non è influenzato da effetti sul Pokémon attivo dell'avversario. Quindi se qualcuno ha voglia di giocare Altaria o Decidueye, noi ci divertiamo. Lo mettiamo KO subito. V-Star. Esteticamente non mi piace molto. Però beh, sono gusti. 270 punti salute, molto bene. Tipo lotta, molto bene. Debolezza psico, molto male. Due costi di ritirata. Somersault Feathers. 160 danni. Puoi scartare fino a 3 energie dalla tua mano e fai 30 danni in più per ogni energia che hai scartato. Quindi arrivi a fare 250 danni al massimo, che diventano 280 con la Choice Belt. Sono tanti danni, anche perché puoi usare l'energia doppia.
scarti energie, quindi bisognerà avere un modo efficiente per recuperare le energie, perché comunque sono tante energie da scartare. Vediamo l'abilità. Una volta per turno, cioè una volta a partita, puoi pescare fino ad avere 8 carte in mano, che è molto figo, è simile al potere di Astro e di Arceus, ovviamente non uguale, ma è simile. Questo è sicuramente un mazzo che può funzionare bene. E la debolezza psico è pesante, però. Anzi, questo potrebbe essere il Pokémon lotta ideale da inserire insieme ad Arceus per battere gli altri Arceus e i mazzi lotta. Perché comunque è oggettivamente più forte di Lucario V-Star. Cioè, no, in realtà non è vero. Ragazzi, guardate che scartare 3 energie dalla mano non è facile. Quante volte vi capita di finire il turno con 3 energie in mano? Secondo me poche. Quindi non sto dicendo che sia scarso, assolutamente. Ma che non lo inserirei con leggerezza in un mazzo solamente perché è lotta. Ci farei proprio un mazzo apposta per lui, magari con quel... Eldegoss che fa cercare l'energia nel mazzo, per esempio. Pensi che non ci saranno tanti Mew con Mighty Hyena? E Mighty Hyena tra poco lo vediamo e adesso ne parliamo. È una carta importante. Ancora Decidueye. 30 danni per ogni segnalino danno sul Pokémon attivo del tuo avversario. È un fase 2. L'attacco in sé è fortissimo, ma è un fase 2. 80 danni dove vuoi. Non lo cancello. No, è un fase 2, cavoli. Come fai a stare un fase 2 per fare sto attacco? Vabbè, teniamolo per ora. Però teniamolo. Rhyhorn. Rhydon. Relicant. Riprendi mano di energia base e la riscarti. Vabbè. Ma che figo! Ma anche qua, un bel Rhyperior VMAX. Con 350 punti salute. Scarta la prima carta del tuo mazzo. Se ha un'energia fai 150 e gliela assegni. È più forte di Colossal VMAX e non è un VMAX. Grande Rhyperior, bellissimo. 180 e si infligge 30 danni. È figo. Cioè, per me non è competitivo, però è figo, eh. Mi piace. Su questo qua ci farò un ragionamento, senz'altro. Perché comunque ha 190 punti salute, non sono mica pochi, per un Pokémon da un premio. Sparkling Hawlucha. Big match. Se questo Pokémon è la tua panchina, i tuoi Pokémon fanno 30 danni in più ai Pokémon VMAX dell'avversario. E questa cosa devo dire che è molto forte. Perché se voi mettete Choice Belt più Hawlucha, fate 60 danni in più ai Pokémon VMAX. E ci fate caso, i Pokémon VMAX... La differenza sostanziale che hanno con i Pokémon V-Star è che hanno 30 punti salute in più. Se voi giocate Hawlucha in panchina, voi trasformate ogni Pokémon VMAX in un Pokémon V-Star. Ma vale 3 premi. Non male. Non male. Bisogna vedere quanto i Pokémon VMAX verranno giocati. Cioè, andando avanti, i V-Star prenderanno il posto dei Pokémon VMAX. È sempre così. Già adesso avete visto che stanno facendo dei V-Star assurdi. Quindi, esatto, brutto ma forte. Anche a me non piace questa carta esteticamente. Bisogna vedere quanto verrà usata. Secondo me sarà molto situazionale come carta. Se giocate un mazzo che fa, per dire, 250 danni circa, Choice Belt, Hawlucha e mettete KO Mew e basta. Forte. Mi piace. Phalanx. Fai 60 danni se stai attaccando un Pokémon V. E non applica la debolezza, perché non sia mai che mettiamo KO Arceus. Ok. Poliwrath. Machamp. Ecco, Machamp è uno di quei Pokémon veramente fighi che io vorrei rivedere forti. 50 danni che diventano 100 se hai dei Pokémon danneggiati in panchina. Ma anche no. Che tamarrata! No, beh, raga, cioè... Questo Machamp è troppo bello. Mi ero dimenticato che avesse questa artwork così bella. Mamma mia. Allora, 330 punti salute, che sono un sacco. Debolezza psico, vabbè. E costo di ritirata a 3. 80 danni. Se hai dei Pokémon danneggiati in panchina, fai 220 danni con due energie. Già questa è una cosa bellissima. E fai 240 con un'energia in più. Raga, a me questo Pokémon piace. Sappiate che io
farò il possibile per renderlo competitivo se non lo sarà. Perché è troppo figo. Troppo, dai. ma contro Mew, ragazzi, Urshifu, il mazzo più forte del formato, è debole psico. Quindi, non escludiamo a prescindere i Pokémon debole psico. Chiaro, se non abbiamo modo per battere Mew è un altro discorso. Però non è che se debole psico allora non è forte. No, è troppo bello, mi piace troppo. Hippopotas! Hippowdon! Con un... come si chiama? Mi sfugge il nome, è la conchiglietta, com'è si chiama? Cavoli, mi sfugge il nome, raga. Dweeble, esatto, sì. Scarso però. Regirock, scarso. Cranidos, Rampardos, altro Pokémon. Ragazzi, ma un bel Rampardos VMAX. No, eh. 240 danni se il tuo avversario ha almeno 4 carte in mano. Tu devi settare un fase 2. Mettili 2 energie. Fare 240 danni che comunque non fanno il KO su molti Pokémon. E in più il tuo avversario basta che abbia 4 carte in mano. No. Con Marni. E con Marni gli dai 4 carte però. Ah no, cioè no, nel senso, sì, con Marni va bene, però è in fase 2, che vuole 2 energie. No, è troppo complicato. Carbink. Cerca 2 carte strumento nel mazzo. Kleavor, che bel Pokémon. Raga, sapete già che una domenica faremo una live con questo mazzo. Lancia 2 volte una moneta, se entrambe fanno testa, il Pokémon attivo del tuo avversario è KO. Non vedo l'ora di provarlo. Ho letto male? Sì, ho letto il contrario prima forse. Sì, nel senso che... sì, vabbè, comunque ci siamo capiti. Kleavor è divertente. Non è competitivo, ma è divertente. No, questo non è Victor dal Fury. Cioè, qua sono anch'io. Questo piace anche a me. Kleavor. 10 danni più 30 per ogni Pokémon che ha in panchina il tuo avversario. Un po' poco, eh? Kleavor, cosa dici? Possiamo fare al massimo 160 danni. Un po' pochini. Ancora Kleavor, perché non ce ne sono ancora abbastanza in questa espansione. 150 danni, scarti un'energia e ne scarti uno anche dall'attivo avversario. C'è anche il VMAX, vero? Infatti. No, il V-Star, che bello! Allora. 270. Debolezza erba! Debolezza erba. Attenzione. Questo attacco fa 60 danni a un Pokémon V in panchina dell'avversario, fa 120 davanti. Ragazzi, mette una bella choice belt, fare 300 danni a tutti i Pokémon deboli lotta senza avere debolezza. Questa è la tech ideale per battere Arceus. Bastano 2 energie, lo carichi con Laburno oppure semplicemente assegni a Kleavor V il primo turno, al secondo turno lo evolvi e assegni ancora. Fai 300 davanti, 60 un Pokémon in panchina. V-Star Power, 30 danni per ogni Pokémon nella tua pila degli scarti. Perché non avevo notato questa carta? È fortissima. Tu con un'energia, se hai 11 Pokémon negli scarti, metti KO chi ti pare. Sono troppe carte forti in questa espansione, ragazzi. Non ho idea di come cambierà il metagame dopo questa espansione. Sono tutte forti. 11 sono tanti. Raga, ma a fine partita si fa sta roba. Ogni mazzo gioca circa 20 Pokémon. Vuol dire scartare più o meno la metà dei tuoi Pokémon. Giochi con motore Bibarel, continui a scartare... giochi 4-4 Bibarel per la consistenza. 2 li setti e le altre 4 le scarti e sei già praticamente a metà. Kleavor giochi il 4-3, te ne serviranno un paio. No, non è mica difficile scartare 11 Pokémon, raga. In Mad Party può avere senso? Credo che sia un po' complicato far funzionare in Mad Party questa carta perché vuole energia lotta. Secondo me no. Questa espansione esce a fine maggio. Raga, questo Kleavor è uno dei miei Pokémon preferiti. Cioè, una delle mie carte preferite della nuova espansione. Debolezza erba, tra l'altro. Andiamo sereni. Vabbè, c'è Lilligant adesso, quindi occhio. Contro Mew non è particolarmente forte, però. A parte che, con estrema calma, noi un Mew lo mettiamo KO con l'attacco V-Star. Scartiamo un Pokémon in più, lo mettiamo KO. Prima di fare il KO su Mew, metteremo KO Meloetta
magari con Cleavor, appunto, che fa comunque 100 danni. Metteremo KO un Genesect, vediamo di capire come. Ah beh, facciamo 60 danni in panchina, facciamo boss. Con 3 attacchi vinciamo. Uno su Meloetta, danno su Genesect, boss su Genesect KO. Mettiamo qualche danno su Mew e poi chiudiamo col Vistar. Raga, mi piace. Mi piace. Come vedo Whimsicott in vista di Milano? Guarda, adesso sto pensando a queste carte qua, quindi mi coglio un po' la sprovvista. Secondo me è forte, assolutamente, è un ottimo mazzo. È uno dei migliori al momento, sì. Raga, a me Cleavor piace. Mi piace. È un po' lo Shaymin Vistar di Astri Lucenti. Cioè, è una carta che mi rendo conto che non è straordinaria, ma che mi piace un casino. E quindi ci ragionerò. Allora, Growlithe. Vabbè, fa niente. Non mi piace tanto. Arcanine neanche lui mi piace tanto. 80 danni. Se ha energia e fuoco, fa 160 e brucia. Meditite. Medicham. Ci reca 2 energie lotta nel mazzo e la segni in panchina. E fai 50 danni. È un fase 1. Se non fosse un fase 1 sarebbe forte. Questa espansione non si può usare a Milano, assolutamente. Landorus. Rockruff. Sudowoodo. Gastrodon. Scarso. Beh, 170, così un Pokémon da un premio. Vabbè, 20 danni ai tuoi Pokémon in panchina. No, ma è scarso comunque. Ancora? No, ma è già uscito questo qua. Raga, è già uscito. Però con un'altra artwork. Ma che bello che è. Stupendo questo Lucario. Questo penso che lo conosciamo già. Makuhita. Ah, quando vedete carte che in realtà sono già uscite, è perché questa non è la lista ufficiale della Pokémon. Questa è una cartella Drive creata da Talonite X, che ringrazio ancora una volta. Ma magari sono rimaste dentro delle carte che poi sono state anticipate. Cioè, inizialmente Lucario Vistar doveva essere in questa espansione, l'hanno anticipato, probabilmente è andata così. Quindi no, non penso che uscirà in espansione, eh. E lo stesso vale, come abbiamo visto prima, anche altri Pokémon. Hariyama, Mienfu, Mienshao. Ursaluna V, me l'ho completamente dimenticato. Subisce 30 danni in meno, quindi 260 punti salute. È grosso questo Pokémon. 220 danni, meno 10 per ogni danno su questo Pokémon. 3 energie lotta. Mi sa proprio di carta ingiocabile. No, raga, io lo stimo tantissimo Talonite X. No, davvero, cioè, è bellissimo sapere che c'è una persona che, senza chiederti nulla in cambio, ti mette a disposizione queste carte che ha tradotto manualmente e te le regala così. È gentilissimo, davvero, cioè, un grande. Ogni volta che c'è un attacco e che ce ne sia o meno fa schifo l'attacco, è vero, di solito è così. Quillfish. Quillfish. Overquill. Ma è bellissimo. Se hai 3 energie buio o più assegnate ai tuoi Pokémon in gioco, fai 120. Però tutta sta fatica. Però perché sono 300 danni con Choice Belt a Mew. Però con 4 energie buio in gioco. Si avvicina a Sneasler, è vero ragazzi, è vero. No, non mi piace. Questo qua, che bello. Ma che bella l'illustrazione di questo Pokémon. Pokémon tiro il tuo avversario avvelenato e metti 5 segnalini anziché 1. I mazzi con le condizioni speciali non sono forti. Quindi no. È per Little Dark Fury. Pucciena con questa bellissima illustrazione. Mighty Hyena. Ragazzi, questa è una carta che potrebbe cambiare le carte in tavola. Oppure è tutto hype. E io vi dirò, per me potrebbero essere entrambe le cose. Guardate cosa fa questo Mighty Hyena. 160 danni e si infligge 50 danni. Con 3 energie qualsiasi. 160 per 2 fa 320. Mettiamo KO Mew in un attacco. Però. Abilità. Se il tuo avversario ha in gioco dei Pokémon VMAX, questo attacco costa 3 energie qualsiasi in meno. Ma aspetta. Vuol dire che quindi con Mighty Hyena facciamo 320 danni a Mew senza energie e con un Pokémon che vale un premio? Sì. Sì. Il discorso è: ci sono tanti modi per giocare questo Mighty Hyena, ci ho riflettuto un bel po'. Possiamo o giocarlo proprio settando Mighty Hyena, quindi ne so, un 2-2 Mighty Hyena in un box, per esempio, oppure, cioè, voi prendete qualunque mazzo che ha un matchup negativo contro Mew
E anziché metterci Moltres piccolo, Moltres di Galar o Upavi o quello che è, ci mettete Mighty Hyena, che è anche meglio. Oppure, ragazzi, uno dei mazzi più belli in assoluto secondo me in questo momento, che sto testando un po' in questo periodo perché mi appassiona veramente tanto, è Zoroark Wormadam Box. Ovvero quel box che si basa su Wormadam, con cui tu scarti un sacco di Pokémon e fai tanti più danni quanti ne hai negli scarti di Pokémon. Però non ha un attaccante buio forte. E con Mighty Hyena quel mazzo ottiene quell'attaccante buio forte che gli serve. Questa carta distrugge il mazzo Mew. Lo distrugge completamente. Però è un fase 1 che comunque bisogna capire appunto dove giocarlo. Però è molto figo. Grande Leonardo. No, questa carta non costerà molto, Marg, vai tranquilla, perché è una carta rara, ma non è neanche olografica, non costerà molto. E in moltissimi mazzi non puoi giocarla. Come fai a giocare questa carta qua in Mew, per il Mirror, per esempio? È pur sempre un Pokémon fase 1, in cui quindi devi giocare due Pucci Hyena per volta, se no Mew ti fa boss KO e quindi non lo setti. E Mighty Hyena va preso, e non lo prendi neanche con la Level Ball, quindi non ingigantiamo questa carta. Sta di fatto che se uno gioca un mazzo che vince agilmente contro tutto, tranne contro Mew, può tranquillamente mettere 3-3 Mighty Hyena, chi se ne frega, e giochi solamente con quello. E questa carta è forte, mi piace. Nikit, Thievul. Se il tuo avversario ha due o meno carte premio rimanenti, le carte aiuto giocate dal tuo avversario non hanno effetto sui tuoi Pokémon V in panchina. Mettiamo qualche clausola in più, così è ancora più complicato. In poche parole, se al tuo avversario mancano due o un premio, quindi se sta vincendo praticamente, non può fare boss sui Pokémon V che ha in panchina. V, V-Star, V-Max. Vale la pena giocare e settare un fase 1 per questa cosa? Non credo. Forse in qualche mazzo control che fa dei giochini strani? Non penso, comunque. Troppo specifico, esatto. Absol, ragazzi, Absol è uno dei miei Pokémon preferiti. È un Pokémon semplicemente troppo bello, quindi io sono contento in questo momento. 10 danni all'ultimo Pokémon dell'avversario. 50 più 70 se attacchi un Pokémon che ha già danneggiato. 120 diventano 150 con la Belt, però deve essere danneggiato. Cioè, sì, è forte contro Mew perché comunque fa il KO, però... Ricordiamo che c'è anche Oricorio in gioco, un po' misurato. No, non è forte questo Absol. Però è bellissimo. Veramente un bel Pokémon. Allora, Mark, vediamo cosa dice Mark. Guarda, Bibarel è una delle carte più economiche che puoi trovare adesso. Se tu ti rivolgi, per esempio, al mio sponsor, che è questo qua che vedi qua sotto, facciamo che adesso radizzo la telecamera, perché sennò ciao. Allora, Buy PTC Geocodes è il mio sponsor, è un negozio che vende codici online. Avete anche uno sconticino del 5% se scrivete Weavile come codice sconto. Ti basta probabilmente comprare un codice, probabilmente, e ti prendi 3 Bibarel. Quindi puoi fare così. Invece, se vi... così finiamo la marchetta. Se invece vi interessano le carte dal vivo, l'altro sponsor è Card Square, che è il negozio di un mio amico, che conosco da un sacco di anni. Io compro sempre carte da lui, anche perché fa degli ottimi prezzi. E come vi dico sempre, ragazzi, se doveste avere qualche problema, me lo dite, che sicuramente si risolve. Quindi è veramente super affidabile. Ma non avrete problemi di sicuro, perché è bravissimo. Ok, continuiamo. Quindi Absol, peccato, bello, ma scarsino. Samurott V. Raga, ci sono troppe carte forti. Non siamo neanche arrivati a Darkrai. Scarta due carte oggetto dal tuo avversario. Vabbè, le Pokémon del tuo avversario. 180, scarta un'energia da questo Pokémon. Vabbè. Il V-Star. Sono stanco, ragazzi. Abbiamo visto troppe carte forti stasera. Sono stanco mentalmente. 270 punti salute, che sono un sacco. Tipo buio, che è una figata contro Mew. Debolezza erba. Pam! Come Umbreon VMAX. Non abbiamo debolezza lotta. Due cose di ritirata. Attacco. 110 danni. Se il Pokémon attivo del tuo avversario ha già dei danni su di sé, sono 220. Un mazzo che naturalmente vuole giocare Zigzagoon, motore Inteleon, modi per mettere i danni. 220 con due energie. Attacco come Victini VMAX, più o meno come Arceus. È forte anche perché è di tipo buio. So che è un mazzo che piace molto, onestamente non mi entusiasma tanto quanto altri mazzi.
Cioè, delle carte, per esempio, Kleavor a me piace molto di più, il V-Star. È forte, però non mi sta colpendo eccessivamente. È forte, assolutamente. Per me potrebbe diventare tranquillamente meta. Cioè, è un mazzo buio fortissimo che non ha debolezza rotta. Quindi non ho motivo di pensare che non diventerà uno dei mazzi più forti del formato. Però, comunque, cioè, fa 220 danni. E il suo potere via Astro fa mettere 4 segnali di danno su uno dei Pokémon dell'avversario. Quindi neanche sparpagliarli. È forte con Darkrai, dice Amos Ronchi. Adesso vediamo cosa fa Darkrai perché mi ricordo solamente in parte quello che fa. È forte. Però non mi sembra una carta così forte. Proprio. Ecco. Poi, Samurott, un altro. Scarta una carta dalla mano, pesca tre carte. Fortissimo, ma è un fase 2. A sto punto giochi Cincino, che è un fase 1, fa pescare una carta in meno. 60 danni più 20 per ogni energia assegnata a tutti i tuoi Pokémon. Fase 2. Seviper. Inkay. Cerca due Pokémon base e metterli in panchina. Carino. Bellissimo. Hunchcrow. 160 danni. Sposti tutte le energie in panchina. È carino. Eccoci qua. Ah, siamo arrivati al mitico Sneasler. Ragazzi, io che vi devo dire? Weavile rimane il Pokémon più bello di tutti, ma Sneasler comunque non fa schifo per niente, eh? Ed è bello che ci sia anche Sneasler adesso. Allora, primo attacco avvelena. Secondo attacco 80 danni per ogni condizione speciale su Pokémon attivo dell'avversario. Con 4 condizioni speciali diverse, mettiamo che a pochi vogliamo. Con 3 quasi, anche perché sono 240 danni, Choice Belt 270, più danni di veleno, bruciatura, eccetera. Ci sarà un modo per mettere facilmente le condizioni speciali? Sì. Sia in questa espansione, sia in altre carte. Per esempio c'è Weeping Bell, ma ci sono anche altre carte forti. Che bello questo Sneasel. E anche questo Sneasler. Fin tanto che sta in panchina, il tuo Pokémon attivo ritira con due costi di ritirata in meno. È un po' scarsino. Quattro condizioni speciali, aspè. Fammi fare il calcolo. No, io ho detto quattro, però non ci ho pensato. Allora, tu puoi essere contemporaneamente bruciato, avvelenato, tre mi sa, perché confuso, paralizzato, addormentato solamente una per volta. Quindi tre al massimo. È vero, sì, è vero, sì. Purtroppo sono 3 al massimo, quindi al massimo Sneasler può fare 240, 270 con la Choice Belt, 290 con la bruciatura, 300 con il veleno. Beh, non male comunque. Carino. Poi ragazzi è Sneasler, chi se ne frega se non è molto competitivo. Tutto quello che si potrà fare per rendere competitiva questa carta lo farò, state tranquilli. Upa! Vabbè. Darkrai. Darkrai. Ragazzi, sono troppe, troppe carte forti. Oltretutto, Darkrai è un altro dei miei Pokémon preferiti. È troppo figo. Guardate questa illustrazione. Ah, fa schifo però. È scarso. Il V-Star. Che bello. Fai 30 danni più 30 per ogni energia buio assegnata a tutti i tuoi Pokémon. Il numero da tenere presente chiaramente è circa 10 energie buio in gioco, sono tantissime. Quindi Darkrai a inizio partita non è fortissimo, più si va avanti più diventa forte. 270 punti salute, 2 costi di ritirata, debolezza erba. Quindi ancora una volta Pokémon buio forti senza debolezza lotta. Però c'è Lilligant che è forte, anzi, Lilligant potrebbe essere forte proprio per questo motivo. Potere via Astro, durante il tuo turno puoi prendere due carte strumento dagli scarti e aggiungere alla tua mano. Questa cosa è fortissima. A parte che potrei giocarla anche nei mazzi control con i martelli. Cioè, no, non fatelo, però potreste. Ma potete per dire, ma che ne so, scartare due cross switcher e prendere il momento giusto per fare boss, per dire. Ma soprattutto c'è una carta in questa espansione che vorremmo recuperare e io non ve lo dico ancora perché tra poco la vediamo.
Un altro Darkrai, però è scarso. Anche se, ragazzi, ma Darkrai è sempre bello in ogni illustrazione. Hanno mai fatto un Darkrai brutto? Mamma mia. Spinarak, Ariados, 30 danni in più per i costi di ritirata, vabbè, pochi danni. Registeel, bellissima l'illustrazione, però è scarso. Shieldon, stupendo. Bastiodon, subisce 30 danni in meno nei Pokémon V, però è scarso. Il giorno esatto in cui c'è l'espansione. Il giorno ufficiale è venerdì 27 maggio, ma il giovedì 26 si possono già riscattare le carte online. E noi faremo la live giocando queste carte, quindi mi raccomando ragazzi, giovedì 26 voglio carichi, perché la sera giochiamo queste carte. Vediamo di capire da cosa iniziare, perché l'espansione prima era facile, io giocavo Arceus dalla prima sera. Adesso non so sinceramente, cioè io, boh, Kleavor, Samurott, Darkrai, Palkia, Dialga, ragazzi manca ancora Dialga. Ma che espansione è questa? Sono troppe carte forti, io sono confuso. Cioè, io come faccio a farvi una stima di come diventerà il metagame dopo questa espansione? Ci sono troppe carte forti, è troppo difficile. Oh mamma mia. Ragazzi, è faticoso. È faticoso. Cosa? Aspettate. Ragazzi, 30 danni più 30 per ogni danno sui tuoi Ponyard in panchina. Donphan Bisharp. Vi ricordate quel Donphan che fa 120 danni all'attivo e 20 danni ai Pokémon in panchina? Voi dopo un attacco di Donphan avete messo 100 danni in panchina. Che sono già... Allora, ovviamente tu non puoi avere 5 Ponyard in panchina. Perché vabbè, anche se sei forte non puoi essere così forte. Però immaginate di fare, boh, due attacchi con Donphan. Oppure un attacco con Donphan e giocare, boh, c'è una stadio che arriva adesso che quando metti in panchina una carta ci metti su due danni. C'è la stadio che quando segni metti su due danni. Raga, Bisharp è forte! È forte Bisharp. Bisogna stare attenti, chiaramente danni in panchina. Avremo i Ponyard che quanto aveva di punti salute? Ma l'ho cancellato, l'ho avuto 60 magari, quindi bisogna stare attenti. Però qui abbiamo un Pokémon da un premio che fa un casino di danni. Con Zoroark, sì, con Zoroark puoi averne 4, sì. Bisogna vedere se vale la pena, chiaramente. 70, via, perfetto. Raga, che figata questo Bisharp. Allora, non è semplice mettere in atto tutto questo, eh. Anche perché ogni volta che metti in panchina un Ponyard, se non c'è la stadio in gioco, ormai l'hai messo in panchina. Però, me gusta. Assegna due energie metallo dagli scarti a questo Pokémon, che già è forte. Ragazzi, io mi ricordo cosa fa Dialga V-Star. Forse questa è la carta più forte dell'espansione. Non so se ce la faccio. Ragazzi, preparatevi perché state per leggere uno dei poteri di Astro più belli che ci siano. Siete pronti? Siete pronti? Facciamo un giochino stupido. 10 persone devono scrivere sono pronto in chat adesso. Così mi riposo anche un attimo la voce. Quando in 10 l'avete scritto andiamo a vedere il V-Star. Che forte. Sono Giorgio. Manca ancora uno. Siamo a 9, giusto? Esatto, fermi a 9 e termina la live. Esatto, stiamo qua così tutto il tempo finché non scrive il decimo. E sono Lillo. Va bene ragazzi. Ok. Allora, l'illustrazione è top, anche se il Pokémon non mi piace, quindi questa cosa mi frena e non cado dalla sedia per l'emozione per questo. Non leggete cosa fa, fatemici arrivare con calma, aspettate a leggere cosa fa. 280 punti salute, debolezza fuoco che abbiamo appurato, non ci interessa. Resistenza erba, perché tutti giocheranno Lilligan perché i mazzi buio sono deboli erba e noi andiamo con Dialga. 3 costi di ritirata. Primo attacco, un'energia, 40 danni più 40 per ogni energia metallo su questo Pokémon.
Kronos Star. 220 danni. Gioca un altro turno dopo questo. Ragazzi, ci sono un sacco di modi per mettere l'energia metallo, adesso vediamo quali sono. Quindi non guardate 5 energie e pensate che sia scarso. A parte ci sono ancora i piatti di metallo per un po'. E c'è Bronzong. No, raga, il problema non è settarlo. Ragazzi, uno dei miei sogni è realizzare un Bronzong Box competitivo. Ho la sensazione che abbiamo il protagonista del Bronzong Box. Tu pensa, fai 220 danni e metti capo un po' con la due premi. Il turno dopo fai switch, sposti le energie su un altro attaccante che ti pare e attacchi. Oppure semplicemente fai Metal Blast. Hai già 5 energie, sono 240 danni. Ne assegni una in più, sono 280. Cioè tu potenzialmente puoi pescare 5 premi senza che il tuo avversario ti attacchi. Fai prima il potere Viastro, peschi due premi. Se il tuo avversario non ti attacca, e metti capo un Pokémon VMAX con il suo primo attacco. E il tuo avversario, dopo che ha subito 5 premi, deve iniziare a giocare e ha davanti un Dialga V-Star senza danni. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Puoi comprare solamente i pacchetti, Mark. Sì, solo i pacchetti. Però se usi PTC Geo Prices, puoi sapere quanto valgono le carte. Sì. No, vedo che non hai Amazon Prime collegato. Sappi che se hai Amazon Prime e lo colleghi a Twitch, puoi abbonarti a questo canale e puoi entrare nel gruppo abbonati in cui ti possiamo dare una mano a capire come funzionano queste cose, che è più comodo perché è una chat. In realtà puoi abbonarti anche senza Amazon Prime, però con Amazon Prime non spendi niente. No, raga, questo di Alga V-Star mi piace tantissimo, vabbè. Andiamo avanti. Infatti, cioè tu nel turno in cui fai Kronos Star puoi anche settare Bronzong, che non ti fanno boss cappoggio. Magnemite, Magneton, Magneson. Una volta per turno puoi guardare le prime 6 carte del tuo mazzo, scegliere quante energie metallo vuoi e assegnarle ai tuoi Pokémon come preferisci. Ed è pure cumulabile. Ma sì, ma perché no? Allora, non è fortissimo perché c'era un Blastoise che faceva la stessa cosa con l'energia acqua e non era molto competitivo. Quindi secondo me non è il modo migliore di giocare di Alga con Magneson. Però ci sono un po' di carte nuove adesso. Questo Bronzor è bellissimo. Koki, sai tu, è bravissimo infatti. Bronzong previene tutti i danni dei Pokémon fuoco, interessante. Non interessantissimo, però dovesse arrivare un mazzo fuoco. Tempo fa c'era un Bronzong simile che era abbastanza fortino. Magiarna, 60 danni, tenendo 120 e confondi il Pokémon attivo dell'avversario se hai una carta oggetto assegnata. Ah, con la Choice Belt metti KO Whimsicott o Ice Rider. Non fa schifo, lo setti con un Laburno. Fai Laburno, energia metallo, energia doppia e via. Però, vabbè. Garchomp V. Non era già uscito questo? Forse come promo. 120 oppure scarta 3 energie e fai 220 dove vuoi. Ascolta, Garchomp, sei un Pokémon fighissimo, però mi sembra un po' poco. Regidrago. Cosa faceva questo? Ah, me lo ricordo. Una volta per turno, se questo Pokémon è attivo, puoi pescare carte fino a quando hai 4 carte in mano. Quindi praticamente cricchetti un V. Con un attacco simile, cioè sempre con energia erba e fuoco, che però non fa 240, come l'altro fa 160. Non mi piace tanto. Però vale un premio diversamente da cricchetti un V. E ha 3 cose di ritirata, quindi hai voglia. Stantler. Hoot Hoot. Fintanto che è in gioco questo Pokémon, le energie base assegnate ai tuoi Pokémon in panchina non... Cosa?
Cioè, se tu hai questo Pokémon in gioco e ti fanno martello o una carta aiuto che scarta le energie base da un Pokémon in panchina, non possono essere scartate. Quindi uno dovrebbe fare boss e martello. Se dovessimo arrivare ad un metagame in cui sono molto giocati i martelli, questa carta la tiene presente. Al momento non è un problema. Però è bello che ci sia una carta del genere, perché vuol dire che i mazzi control se ne stanno un attimo tranquilli. A me va bene. Noctowl. Weirdear V. Non me lo ricordo questo. Ah sì che me lo ricordo. Ragazzi, basta carte forti, vi prego. Basta carte forti. 40 danni per ogni energia assegnata a questo Pokémon. E voi direte, grazie, però cioè, con 3 energie fa solo 120. Come fai a caricarlo? È un Pokémon V, non puoi tipo usare Cherrim, Frosmoth o cose così. Con Arceus sono solo 3 energie. Aspettate. Abilità. Una volta per turno, quando questo Pokémon entra in posizione, cioè va in posizione attiva, puoi spostare tutte le energie che vuoi su questo Pokémon. Tapu Koko GX, giusto? Faceva una cosa del genere? Questa cosa è fortissima. Se voi giocate un mazzo Arceus, avrete 3 energie su Arceus. 3 le mettete in panchina. Magari ne segnate anche uno o due dalla mano nel corso della partita. Quando volete, giocate Weirdear. Switch, spostate tutto su Weirdear e mettete KO chiunque vogliate. Fortissimo. Fortissimo. Ma potete anche giocare un mazzo Cherrim o Frosmoth, caricare dei Pokémon a caso e poi le energie le spostate con Weirdear. Questo ce lo vedo come carta giocata in monocopia in certi mazzi. Per dire, in un mazzo Arceus, con l'energia buio, che gioca anche Moltres con cui si assegnano le energie, tra l'altro anche il Moltres piccolo che la assegna dalla mano, tu giochi Weirdear, attacchi e via. Blissey V? Beh, anche con Blissey V. Blissey V si assegna l'energia, poi fai switch. Allora, Blissey più che altro è un mazzo che vuole giocare solamente con 4 Blissey perché vuole partirci. Però sì, certo, la sinergia con Blissey è evidente, assolutamente. È fortissimo. È semplicemente fortissimo. Ecco, pensate in Dialga V-Star. Voi fate l'attacco V-Star di Dialga. Poi fate l'attacco con cui pescate dei premi. Non venite messi KO in un attacco. Giocate Weirdear, switch. Vabbè, a parte che basta attaccare ancora con Dialga, che è la stessa cosa. Però fa niente. Che forte. È come Sirifax di Galar, è vero. E infatti può giocarlo potenzialmente con gli Zapdos o i Moltres. Riempi la panchina, cariche di energie e switch. Mamma mia, che carte. Ma che espansione è questa? Ma. Eevee. Quando giochi una carta dalla tua mano per evolvere un altro Eevee, puoi cercare un'evoluzione di Eevee e evolvere questo Eevee. Allora, in poche parole, se tu stai evolvendo un Eevee, puoi cercare nel mazzo un'altra evoluzione e evolvere anche questo. È carino. Chiaramente la cosa importante è che se ci sono delle evoluzioni di Eevee forti, se no è inutile. Però è carino. Che bella questa illustrazione, Squawet. Grident. Scarta la mano. Se hai scartato almeno 5 carte, fai 210. Cioè, se tu hai 4 carte in mano, sei comunque obbligato a scartare tutta la mano e fai solo 70 danni. Spettacolo. Vabbè, dai, fa niente. Questo qua, cioè, sì, teniamolo per il meme la domenica sera, dai. Regigigas. Ecco, Regigigas è un altro dei miei Pokémon che mi piacciono fin da quando ero piccolo. Attacco con 5 energie, 150 danni. E se stai attaccando un Pokémon VMAX diventano 300. Abilità. Se hai in gioco Regirock, Registeel, Regice, Regieleki e Regidrago, quindi se tu hai Regigigas in gioco e gli altri 5 Regi in gioco e nessun altro Pokémon, puoi cercare negli scarti fino a 3 energie qualsiasi e assegnarle a uno dei tuoi Pokémon. Possiamo fare un Regibox. Siamo contro un mazzo Arceus? Assegniamo 3 energie a Regirock e mettiamo a capo Arceus. Siamo contro un mazzo debole acqua? Idem con Regice. Qualcuno ha già scritto Little Dark Fury? Non ancora? Eccolo che l'ha scritto! Lo sapevo! E...
tutto sto casino per 3 energie, esatto. Allora, questo mazzo non potrà mai essere competitivo. Però immaginatevi quanto deve essere divertente vedere una lista con questo mazzo. E come sarà, cioè, tu non puoi giocare nessun altro Pokémon, perché devi avere necessariamente tutti quei Pokémon in gioco. Che poi ti fanno boss su Regirock e non lo ritiri più, perché tutti ritirano 3 o 4. Letto da Furio è quello con i baffi? Beh, sì, ha un po' di baffetti, sì. Anche lui, come me, non può vantare una barba molto folta. Già. Miltank, attenzione. Ragazzi, basta carte forti. Come faccio a fare la top 20 di questa esperienza? Devo fare la top 50. Ti fanno Avery, è vero. Se ti fanno Avery è un problema. Vabbè, nei premi fa niente, ne giochi due copie. Miltank previene tutto il danno dai Pokémon V dell'avversario. Quindi Miltank dobbiamo attaccarlo con Bibarel oppure ricominciare a inserire i Pokémon da un premio nei mazzi. Ma ragazzi, vi ricordo che Mew VMAX ha un bellissimo attacco che permette di attaccare Miltank ed ignorare gli effetti sui Pokémon dell'avversario. Quindi secondo me questo Miltank è figo, però non mi aspetto che sarà una cosa proprio esagerata. 10 danni più 20 per ognuno dei Pokémon in panchina del tuo avversario, quindi i danni non sono pochissimi ma neanche tanti. Perché dite che la carta è più forte dell'espansione, Miltank? Miltank, c'è qualcosa che non ho visto. A me sembra forte, ma non così forte. Cioè, ti dà auto-win contro alcuni mazzi, ma fino a c'è Altaria che fa la stessa cosa. Oltretutto previene solamente il danno, ragazzi. Abbiamo visto che ci sono vari Pokémon V-Star che arrivano con le condizioni speciali. E poter danneggiarlo con i danni di Inteleon, per esempio, o comunque con i segnali di danno. Non previene anche gli effetti. Quindi, boh... Teuz, io ho già fatto 2 video con Little Dark Fury, eh? Li hai visti? Se non li hai visti, recuperali perché fanno un sacco ridere. Comunque sì, voglio fare altre collaborazioni con lui perché è troppo simpatico. E poi vabbè, lui fa dei video troppo belli, dai. È uno dei content creator che seguo di più. Miltank con Decidueye è più forte? Non credo. Non credo. Cioè, il vantaggio è che è un Pokémon base. Cioè... stupidamente tu puoi giocare un Miltank, lo metti attivo inizio partita, un po' come quel di Ensi, e magari non subisci un danno al primo turno. Non lo so, bisogna ragionarci su un pochino. Bisogna rifletterci su un attimo. Rufflet. Bravery di Hisui. 30 danni per ogni energia sul Pokémon attivo dell'avversario. E questo è scarso. Fa niente, è semplicemente scarso. Però è bellissimo. Oranguru V. Una volta per turno. Se è il tuo Pokémon attivo questo Oranguru, puoi cercare nel mazzo 2 carte oggetto e aggiungere alla tua mano. E fai 30 danni più 50 per ogni energia sul Pokémon attivo dell'avversario. L'attacco fa schifo, ci serve per l'abilità. Cerchi 2 carte oggetto. È forte per Pachirisu Hunchcrow. Beh, è forte in quei mazzi che magari giocano Big Charm, Choice Belt, Palloncino, Capsule della Memoria. Sì, è una carta estremamente situazionale. Non è una carta incredibile, però ci sta. Giocato in combo con Snizzler V. Perché? C'è qualche carta oggetto? Ah, ho capito, sì, non mi ricordavo l'altra carta oggetto che adesso vediamo, sì. Il VMAX di Garbodor, è vero, anche sì. Sì, non è niente di eccezionale questo Oranguru, dai. Chatot. Ok. Komala. Se è addormentato e viene messo KO, il tuo avversario non pesca carte premio. Vabbè, dai. Non esageriamo. Lickitung. Likiliki. Teddy Ursa. Ursaring. Ursaluna. Ah, fase 2 però. Ah, non mi ricordavo che fosse l'evoluzione di Ursaring. Fase 2, recuperare 2 carte dagli scarti è forte nei mazzi controllo, ma fase 2 è tosta, eh? Direi di no. Oh, ci siamo! Ragazzi, i Pokémon forti sono finiti, finalmente. Ma finalmente veramente. Questa carta ti fa scoprire la prima carta del mazzo e se è un'energia lotta la segni un Pokémon in panchina. Se no, la peschi e basta. Quindi con Oranguru mettiamo l'energia lotta in mano in cima al mazzo, giochiamo questa carta e assegniamo un'energia in panchina. È un po'
macchinosa come cosa, però una carta strumento che ti fa segnare un'energia lotta è forte. Quindi questa carta è forte. I Pokémon lotta non hanno grandi supporti, ce n'era veramente bisogno, quindi sono contento. Forte. Sarei curioso di vedere quanto sarà giocata comunque, perché devi giocarci ancora Anguru, avere l'energia in mano. Sono tante cose, eh. Nel peggiore dei casi peschi uno e va bene. Non è il massimo pescare uno, però, Cioè, se tu hai 60 carte in un mazzo, se scegli di giocare questa carta, non la fai per pescare una carta, lo fai perché vuoi segnare un'energia lotta. Quindi, chiaro, piuttosto che scartarle basta, ok. Però pescare una carta è poco. Secondo me è carina, ma nel mazzo giusto. Cioè, in un mazzo che magari non gioca tanta roba ed è molto aggressivo, in cui puoi fare questo giochino. Anche in Colossal. Switch Kart. Scambia il tuo Pokémon attivo base con un Pokémon in panchina. Qualcuno stava dicendo che questa carta è forte con Duraludon prima. Attenzione che deve essere attivo, deve essere base l'attivo, Togli 30 danni dal Pokémon che hai mandato in panchina. No, per me non è forte questa carta. Non mi sembra che valga la pena. Cioè, allora, se giochi solamente di Pokémon base, ovviamente giochi questo anziché di Switch. Però se giochi solamente di Pokémon base. Con Miltank. Eh no, Omar, occhio, Duraludon è un VMAX però, non è un base. Con Miltank, per 30 danni però. Sì, allora può essere utile se uno ti vuole mettere KO con i ping di Inteleon e basta. Però se hai Inteleon che mette i danni, hai anche delle energie con cui fare 70 danni. Quindi no, questa carta non mi piace. Non mi piace questa carta qua. Energy Lotto è fortissima. Rivela le prime 7 carte del mazzo e prendi un'energia. È un modo rapido per trovare le energie doppie. Per esempio, se giochiamo un mazzo Arceus, sarà molto più semplice attaccare con Arceus al primo turno, anche senza il V-Star. Se vogliamo farlo, ovviamente, non è obbligatorio, perché già adesso Arceus non è che sia scarso. Forte, questa carta è forte. Anni fa si giocava tanto. Fossile. Palla piuma, Featherball. Cerca nel mazzo un Pokémon senza costo di ritirata. Carino. Carino, sì. Mi viene in mente... Avete presente quel mazzo che giocano... È poco giocato, è un Pokémon psico che gioca con 4 Genesect in panchina, che ogni espansione che esce riceve carte forti. Mew, mi sembra che si chiami Mew quel Pokémon lì, non so se avete presente. Come se non avesse abbastanza carte forti. A parte che probabilmente l'Ultra Ball resta comunque meglio perché ti svuoti la mano. Però abbiamo anche questa adesso. Anche per Togekiss, è vero. Anche per Jolteon, bravi, avete ragione. Sì, anche per Jolteon. Jolteon sia il V sia il V, max ritirano a 0, giusto? Per Jolteon è forte. Per Mew forse no, ci basta l'Ultra Ball, al limite il cristallo di bruma. Per Jolteon, onesto, sì. Trekking shoes, cioè proprio le scarpe da trekking. Una cosa proprio semplicissima. Guarda la prima carta del tuo mazzo, puoi o pescarla oppure scartarla e pescare una carta. Ragazzi, questa è l'Acrobike. La bici da cross diceva, guarda le prime due carte del mazzo, una la prendi e l'altra la scarti. Se tu usi Trekking Shoes, peschi una carta, se ti fa schifo, la scarti e ne peschi un'altra. Sembra scarsa, ma non lo è. Sì, è un po' più debole di Acrobike. L'unico vantaggio è che non scarti per forza una carta, mentre con Acrobike sì. Ma nei mazzi in cui tu vuoi... A parte che ci sono mazzi che vogliono scartare le energie o i Pokémon. Ecco, un mazzo che vuole scartare tanti Pokémon, per esempio, li scarti così. Carina questa. Carina. È da un po' di tempo che non c'erano carte come questa. Va un po' rivista. Perché l'Acrobike, quando era in formato, si giocava tanto, eh. Pesoball di Hisui. Guarda le tue carte premio a faccia in giù. Se vuoi, puoi rivelare un Pokémon base e aggiungerlo alla tua mano. E poi rimischi questa Pesoball nel mazzo. Cioè nel mazzo, nei premi. Quindi in poche parole, se tu giochi... Cioè se tu giochi un Pokémon base in monocopia, se ti finisce nei premi lo puoi prendere con questa palla. Onestamente, a meno che non giochiamo un box, fai prima giocare due copie di quel Pokémon, secondo me.
è bella per vedere i premi che hai, il problema è che poi devi rimischiare le carte premio. Quindi sì, tranne se la scarti, non devi rimischiare forse. Per i Pokémon Radiant. Sì, allora, se è così fondamentale avere il Pokémon Radiant, ci mancherebbe, lo prendi con la Heavy Ball. Però secondo me, da quello che abbiamo visto finora, non sono carte così indispensabili. Cioè, fai prima giocare Peonia, secondo me. Cioè, no, teniamola presente, però secondo me non è il massimo. Ecco, Durant, assolutamente. Canceling Colonia. Fino a fine di questo turno, il Pokémon attivo del tuo avversario non ha abilità. Facciamo boss su Manaphy, giochiamo questa carta e con Urshifu facciamo danni in panchina. Idem con Jolt. Non so quanto, è molto specifica come carta, eh. Però non è male. Tra l'altro, questa cosa vale per qualunque Pokémon. Se stiamo attaccando Duraludon VMAX, Coso, Miltank, possiamo togliere l'abilità. È forte sta carta, è molto situazionale, ma forte. Dark Patch, una delle carte più forti del formato, che cambierà il modo di giocare e farà entrare proprio aggressivamente i mazzi buio nel formato. È il piatto di metallo, ma con energia buio. Assegna un'energia buio dagli scarti a un Pokémon in panchina di tipo buio. Carichiamo come se niente fosse Samurott. Riempiamo di energie il campo per attaccare con Darkrai, che fa tanti danni quanti più sono le energie. Darkrai col potere di astro recupera due carte strumento. Possiamo recuperare due Dark Patch e mettere altre due energie. Fortissimo. Fortissimo. Ragazzi, io onestamente non starei a comprare le carte per Mew VMAX se fossi in voi andando avanti. Perché i Pokémon V-Star saranno sempre più forti e i Pokémon Buio stanno diventando sempre più forti. E contando che comunque Mew VMAX costa un sacco, cioè, se vi piace il mazzo e non vi interessa che magari costa tanto, fatelo. Il mazzo penso che rimarrà comunque un buon mazzo. Però se dovete selezionare, io punterei più sugli Arceus al limite. Wait and see Turbo. Puoi giocare questa carta solo se vai secondo e solo al tuo primo turno. Cerca nel mazzo una carta energia base e assegnala a uno dei tuoi Pokémon. E ti finisce pure il turno. Cioè, se ne gioco uno solo, non lo pescherò mai. Se ne gioco quattro, magari lo pesco. Devo andare secondo e mi fai anche finire il turno. Cancellata. Spicy Carry. Rimuovi 40 danni dal Pokémon attivo del tuo avversario. Però lo bruci. Ok. Perché dovrei fare una cosa del genere? È forte più avanti il carry, perché? C'entra Snizzler. Ah, con Electro V più avanti, poi vedremo. Boh, beh, l'illustrazione è bella, cioè mi sembra anche buono vederlo così, vabbè. Miele, fanno ridere le carte, cioè avevi visto le scarpe da trekking, il carry, il miele, vabbè. Scegli un Pokémon, lanci una moneta finché non esce croce e togli 40 danni per ogni testa. Boh ragazzi, se vi piace giocare queste carte, giocatele, io non ve lo consiglio. Gli occhiali super efficaci, ragazzi, io mi sto divertendo un sacco a leggere questi nomi. È profumo di meme. Quando il Pokémon a cui è assegnata questa carta fa danno al Pokémon attivo dell'avversario e quel danno è influenzato dalla debolezza, la debolezza diventa per 3. Cioè, ma vi rendete conto? Con Kecleon, è vero! Ma dai! Allora, va capito in quale situazione giocare questa carta. Però, cioè, far diventare per 3 la debolezza non è una roba da poco, eh. Cioè, vuol dire che ti basta fare 90 danni e metti KO Arceus. 90 danni. Occhio che Upa
non applica la debolezza quando attacca. Se no mettevamo KO Mew in un attacco al primo turno. Ma dai. Sono delle carte assurde in questa espansione, cioè... Boh, non lo so. Non voglio essere nei miei panni quando farò il video in cui vi dico quale sarà secondo me il metagame dopo la rotazione, perché... Come fai? Vabbè, i prossimi giorni ci ragiono... No, adesso devo pensare a Milano. Poi vedremo di capire cosa succederà, perché qua è un casino. Irida. Cerca nel mazzo un Pokémon acqua e una carta strumento. È un po' poco, cara Irida. È un po' pochino. Situazionalmente però può essere carino. Magari un mazzo fase 2 con i Pokémon acqua, ti prendi la candy e il fase 2. Però comunque un pochettino poco, secondo me. Vabbè. Adamant. Questa carta qua, vabbè. Boh, io non so neanche perché le fanno certe carte. Allora, c'era una carta praticamente uguale con l'energia acqua tempo fa. Quando c'era... In quel mazzo Blastoise si giocava, tra l'altro. Però le attaccanti acqua non erano come Dialga V-Star. Scarta due energie metallo dalla tua mano e cerca nel mazzo due carte. Cioè, tu usi un potere di Arceus a turno. Ragazzi, rispolveriamo i nostri mazzi fuoco, perché mi sa che i mazzi metallo diventeranno forti. Sì, la sensazione è che, cioè, forse i mazzi metallo sono i più forti. Davvero, non lo so. Non lo so. Devo mettermi lì e riguardare queste carte, pensare e dire ok, qual è più forte, perché. E facciamo che il video della top 20 sarà... Cioè, non sarà una ripetizione di questa live e di questo video, perché poi questo diventerà un video su YouTube. Sarà un video molto più ragionato, perché adesso è un casino qua. Però nella top 20 avrò ragionato bene, quindi vi dirò delle cose in maniera un po' più specifica. Però mamma mia. Che forte. Kamado. Scegli una carta che hai in mano, scarta tutto il resto e pesca 4 carte. Situazionalmente carina. Simile a Peony, però forse peggio. Non lo so, non mi piace moltissimo. Boh, non mi piace molto. C'è ancora la speciale acciaio che toglie la debolezza. Hai ragione. Mamma mia. Oh, come si dice? Sillin? Non lo so. Lancio due monete, però ogni testa. Scegli una carta dalla tua fila degli scarti e mettila in cima al tuo mazzo in qualsiasi ordine. Carina. Carina. Se fai una testa e usi Oranguru ti riprendi una carta. Carina. Professor Laventon. Riprendi in mano dagli scarti tre Pokémon che hanno nel nome Hisuian, cioè di Hisui. Queste carte qua le fanno sempre, ma sono scarse. Choi o Koi. Ragazzi, sono in difficoltà con i nomi. Entrambi i giocatori liberano la loro mano. E poi tu peschi tre carte. È come per dire, entrambi liberano la mano e poi succederà una cosa che è coerente con questo gesto. Invece no, entrambi si mostrano la mano e poi tu peschi tre carte, così. Non ha senso sta carta. Bellissima, mi piace un sacco. Vabbè. Zizu. Pesca fino a che hai una carta in mano in più del tuo avversario. Ragazzi, comunque, cioè, ci sono delle carte che hanno dei testi. Cioè, questa espansione qua è una delle espansioni più assurde che abbia mai visto. È pieno di carte troppo forti ed è pieno di carte con... Cioè, triplichi le debolezza. Pesca una carta in più di quante ne ha in mano il tuo avversario. Cioè, sarebbe copiona ma con una carta in più. Mamma mia. Grant, oh mamma mia che testo lungo, chissà cosa farà sta roba. Durante questo turno, i tuoi Pokémon lotta fanno 30 danni in più. Vabbè, non facciamoci mancare niente. Fighissima sta carta. E non ho ancora letto la seconda parte. Durante il tuo turno, se questa carta è negli scarti, puoi scartare due carte dalla tua mano e riprenderla in mano. No, vabbè, dai, raga. Cioè, vuol dire che noi... Una volta che abbiamo negli scarti un Grant, non dobbiamo usare Drizzle.
Luminion, Pokégear, no. Giochiamo un Grant. Lo usiamo o lo scartiamo e quando ci serve ce lo prendiamo. Dai. Ragazzi, ho la sensazione che stiamo per entrare fra un mese circa in una fase di questo gioco meravigliosa. Astri Lucenti ha migliorato il gioco in una maniera pazzesca, perché Arceus e Bibarel hanno veramente permesso di giocare un sacco di carte e il metagame non si è ancora assestato. Quindi già le carte Vistar hanno già cambiato un sacco di cose. Questa espansione sta portando ancora più lontano questa cosa. Per me, ragazzi, se qualcuno in questo momento sta guardando questa live o questo video, se sta guardando da YouTube, e state pensando se iniziare a giocare, non c'è momento migliore per farlo, perché ci sono delle carte incredibili, bellissime. Che bello, ragazzi, troppo bello. Non ci si annoia con questo gioco, non puoi annoiarti. Anche per Lucario fase 1 non è male, anche se non lo so, secondo me Laburno è comunque meglio, perché con Laburno segni un'energia, quindi è come se facessi 60 run in più in quel turno e non 30. È forte per Kleavor, che abbiamo visto prima, per esempio, per Colossal, Lucario Vistar, Urshifu magari no, Roxanne, no, è vero che mancava ancora questa. È vero che mancava ancora questa, raga. E questa è la carta. Sono troppo agitato, ragazzi. Stanotte non so come faccio a addormentarmi. Sono troppe carte. Troppe carte. Puoi giocare questa carta solo se il tuo avversario ha 3 o meno carte rimanenti. Entrambi rimischiate la mano nel mazzo. Tu ti peschi 6 carte. E lui se ne pesca 2. Ragazzi, giocate Bibarel in ogni mazzo, perché questa carta è come è tipo il timbro reset, è simile. Per chi giocava quando c'era il timbro reset, sapete cosa vuol dire giocare quando c'è il timbro reset. C'erano interi mazzi che basavano la propria strategia sul vincere grazie a timbro reset, e ci sono state un sacco di partite ribaltate anche se le stavi perdendo grazie a timbro reset, perché il tuo avversario si bloccava e tu in 4-4-8 vincevi la partita. Roxanne è quel tipo di carta. È simile a Marnie, molto peggio di Marnie. Peggio nel senso che dà molto più fastidio. Giocate Bibarel. Cercate di giocare Bibarel, per favore. Bibarel, Cricketune V, quelle carte lì, diciamo. No, no, non sostituirà Mary questa carta, ragazzi. Perché può giocarla solamente a fine partita. Quindi io mi aspetto di vedere 2 copie di Roxanne in ogni mazzo, o magari una sola, magari con Luminion o con Eldegoss o con il blocco amici, però non più di 2 in ogni mazzo, però in ogni mazzo ci sarà. Perché il vantaggio che ti dà a giocare una carta di questo tipo è troppo grande. E se tu scegli di giocare senza questa carta, è come giocare senza boss. Nessun mazzo ha veramente bisogno di boss, perché gli attacchi, cioè, sono attacchi che funzionano sul Pokémon attivo. Però se giochi senza boss, sei in svantaggio. Stessa cosa con Roxanne. Esatto, Mega Megalomane, che Wild Mewtwo è il mazzo che ho giocato per più tempo in assoluto, e ho sempre giocato 2 timbri reset e ho vinto delle partite che non avrei mai dovuto vincere grazie a quella carta. È vero che mancava anche questa. Gardenias Vitality. Pesca 2 carte e assegna 2 energie erba dalla tua mano a un tuo Pokémon in panchina. No! Ah no! Sono caduti gli antistaminici. Pensavo stesse cadendo qualcosa di molto più grosso e pesante. Bentornata. Mi sei mancata tantissimo. Da Welder Player, che sono stato per 2 anni, è una gioia vedere che torna una carta che è praticamente uguale a Welder. Ti fa pescare una carta in meno, ti fa segnare l'energia erba, ma le fa segnare a Pokémon qualsiasi. Solo in panchina, quindi è un po' peggio di Welder. Ma ragazzi, Gardenias Vitality è una figata. È una figata. Abbiamo visto prima, così era Hisuian Lilligant Vistar, dicevamo, è forte, però vuole 3 energie. Lo carichiamo in un turno, con Gardenia. Che gioia. Però non mi piace molto l'illustrazione. No, vabbè, è bella, dai, no.
Cioè, non è bellissima, però è bella. Prima peschi. È vero, non ci avevo pensato. Tu, in questo caso, prima peschi. Quindi magari è solamente un'energia erba in mano, ma una la peschi. È vero. Qui c'è questo vantaggio. Mi piace moltissimo. Tra l'altro con Luminion informato non c'è più il rischio come con Welder, che ricevi, però se non trovi Welder al primo turno hai perso. No, cioè se giochi 4 Velox Ball, 4 Ultra Ball, 4 Gardenia, la fai Gardenia al primo turno, ci mancherebbe altro. Wow. Jubilife Village. Una volta per turno, cioè puoi pescare fino ad avere 5 carte e ti finisce il turno. Quindi una specie di Rose Tower più forte, ma che fa finire il turno. Ecco, questa secondo me è una carta che magari è forte nei mazzi control, perché è simile a Zacian o a Snorlax. Negli altri mazzi mica tanto, perché tu non puoi permetterti di passare un turno così, tranne al primo turno. Però a sto punto, cioè, com'è che fai a trovarla? No. Non ho idea di come leggere il nome di questa carta. Ogni volta che un giocatore mette un Pokémon base in panchina, metti 2 danni su quel Pokémon. Vi ricordate Bisharp prima? Voi ogni volta che mettete giù un Bisharp, un coso, un Ponyard, fate 60 danni con Bisharp praticamente. Da 30 danni per ogni danno che hai in panchina. Forte. Semplicemente forte. Anche Samurott. Perché Samurott cosa? Non ho capito perché Samurott. Tempio di Sinnoh, che bella illustrazione. Tutte le energie speciali. Raga, ci sono. Smettetela, sono troppe carte forti. Ci sono più carte forti in questa espansione che in un intero anno di espansioni mettendo insieme la top 20. Tutte le energie speciali assegnate ai Pokémon danno un'energia in colore e basta. Quindi è come se ci fosse Dusknoir in gioco. È forte. Ovviamente non è esagerata, perché basta giocare un'altra carta stadio e quindi per esempio la tua energia colpo rapido ritorna energia colpo rapido se cambi la stadio, però è forte. Sì, è forte, se non la vedere in quale mazzo. Sì, è un po' come il Sentiero Biancacima, è una di quelle carte che puoi mettere un po' dappertutto quando non sai che stadio giocare, oppure nei mazzi control in alcuni casi puoi farlo. Ben finito. Guardiamo qualche illustrazione delle carte. Delle carte belle. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Io sono esausto. Decidueye. Typhlosion. Finite? Ah no. Roxanne. Bella. Molto bella. Weirdir. Cleavor. Un bel Pokémon, Cleavor, ragazzi. Questo è figo, eh. Secondo me questo qua, visto dal vivo, devi mettere gli occhiali da sole. Bello. Questo Origin Palkia, forse dal vivo luccicante più bello. Così non mi piace tantissimo. Cosa? No, basta ragazzi, io gioco Lilligant per un anno intero. Dai, basta. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? No, dai, che bella. Bella anche questa, dai. Crobat V. Ah, è vero, era da un po' che non uscivano dei Crobat V. Ora quanti ne abbiamo in formato? 6, 7? Che bella! No, ragazzi. Io stanotte faccio after a costruire mazzi con la nuova espansione. Ma stiamo scherzando. Come fa uno ad andare a letto dopo aver visto una carta come Lilligant V-Star? E come questa carta full art. Ragazzi. Oh. Ragazzi, questa illustrazione è bellissima. No, Ale, fai la brava. Ma dai. Ok, finite. Finite, ragazzi, finite. Ok, ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. È stata una live veramente impegnativa, non so da quant'è che non usciva un'espansione con così tante carte forti. Infatti nei prossimi giorni cercherò di ragionare un po' per capire
effettivamente, cioè, quando farò il video della top 20, perché ovviamente ci sarà anche questo video, dovrò capire un attimo in quale ordine mettere le carte e farmi un'idea di quali saranno i mazzi più forti. E stavolta non sarà facile. Tra l'altro vi ricordo una cosa che effettivamente non vi menziono mai: se volete potete abbonarvi a questo canale e potete farlo anche su Twitch. Se collegate Amazon Prime a Twitch, per voi è gratuito, ma comunque state supportando il canale. A tutti gli abbonati invio poi un link per entrare nel gruppo Telegram, e nel gruppo Telegram ci diamo consigli, chiacchieriamo, e in questo caso vi mando anche in anteprima delle liste con i mazzi della nuova espansione. Quindi fateci un pensierino. Ragazzi, noi ci vediamo prestissimo. Ciao!